Ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 18 gennaio, buongiorno a tutti, vi anticipo gli ospiti che saranno con noi questa mattina dalle 7:30 alle 9. Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Franca Vilevic di Adesso Trieste, assieme dalle 7:30 alle 9, come detto, con noi in studio. Dalle 9 alle 10 il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco, con noi nella seconda fascia oraria, nella quale poi con Gianluca Paladin saremo anche in collegamento esterno. Nella prima parte del collegamento, tutto diciamo in fase di organizzazione, passatemi il termine, dovremmo riuscire a avere un'intervista, a realizzare un'intervista con il questore di Trieste, in particolare per gli ultimi fatti di cronaca che riguardano la sicurezza con il tentato omicidio e il furto, la rapina, meglio dire, dei beni preziosi, dell'orologio in particolare, all'imprenditore Galgaro a Ruppin Piccolo che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Quindi su questa vicenda, poi in generale anche su altro, sentiremo il questore di Trieste per vedere se ci sono novità, insomma il modus operandi anche delle forze dell'ordine in questo caso, dove la cosiddetta banda dei Rolex, sempre se di questa si dovesse trattare anche nell'ultimo caso che abbiamo raccontato, è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, e quindi a che punto si è con le indagini. Andiamo a leggere la pagina meteo, poi abbiamo il piccolo da leggere. E le notizie nazionali invece le guarderemo dal Corriere della Sera. Una vasta depressione fredda tende a portarsi dal nord Europa verso il Mediterraneo, convogliando correnti sud-occidentali umide verso le Alpi. Un fronte interesserà la regione a partire da martedì pomeriggio sera. Da giovedì la depressione si porterà sul centro Italia, richiamando correnti nord-occidentali al suolo. Per oggi cielo in prevalenza nuvoloso, probabilmente anche coperto al mattino, con possibili deboli nevicate sui monti e qualche rovescio temporalesco su costa e zone orientali. Non è escluso qualche locale rovescio di neve fino al livello del mare, possibile anche qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature minime fra i 3 e i 6 gradi, le massime oscillano fra i 6 e i 9 gradi centigradi. Per domani, giovedì 19, cielo in prevalenza coperto in tutta la regione, con precipitazioni sparse deboli o moderate, più continue sui monti e sulle zone occidentali. Su pianura e costa potranno esserci fasi sia di pioggia che di neve. La bora sarà sostenuta e fredda su pianura e costa, vento sostenuto da nord-est anche in quota. Fra i 2 gradi e i 5 le minime previste per domani, 4-7 gradi invece per le massime di giovedì 19 gennaio, con un'attendibilità al 60% delle previsioni che abbiamo appena letto. Andiamo a vedere il piccolo di oggi, mercoledì 18 gennaio, con la cronaca: così il bandito è fuggito dopo aver sparato a Fabio, una vicina di casa dell'imprenditore rapinato. Ha detto: pensavamo a un botto, ci sono controlli sul Carso a seguito di quanto accaduto. Nel taglio alto del piccolo, il colpo alla mafia, ecco dove si nascondeva il boss, abiti firmati nella sua casa con l'arresto di Messina Denaro. Il prestanome è il covo comprato con i soldi di Messina Denaro, l'inchiesta e i testimoni, che poi si è allargata anche a eventuali complici o persone che hanno agevolato la latitanza del boss. Le dichiarazioni della politica locale, dichiarazioni non verbali, ma le dichiarazioni dei redditi: Giacomelli toglie a Zalucar il primo posto fra i redditi d'aula. Infatti nel testo del giornalista Ballico si legge: Claudio Giacomelli supera Walter Zalucar e diventa il consigliere con l'imponibile più alto di fine legislatura. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha dichiarato l'anno scorso 193.084 euro. E chiariamo subito, si tratta dei redditi per quella che è la propria attività
sommata al compenso politico, e quindi Giacomelli, che sappiamo essere avvocato, ha dichiarato tanto quanto abbiamo letto sul quotidiano. Poi gli altri avranno il proprio reddito da lavoro, chi dipendente, chi imprenditore, chi libero professionista, e sommato poi a quello che è il compenso d'aula, e fa tutto un unico stipendio a fine anno. Queste le dichiarazioni. Poi l'evento con la foto al centro del piccolo di oggi, in Piazza Unità, la sfilata dei giovani atleti di EIOF, giovani atleti d'ogni nazione a Trieste per gli sport invernali. Sabato, questo sabato, sarà Piazza Unità d'Italia, infatti, a ospitare la cerimonia di apertura di EIOF FVG 2023, European Youth Olympic Festival, che tradotto è il Festival dei Giochi Giovanili Europei, evento sportivo giovanile degli sport invernali, dallo sci alpino al biathlon, dal curling al pattinaggio artistico. Sarà la montagna ad avere il palcoscenico principale di questa manifestazione, ma l'apertura e la cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato, questo sabato, a Trieste, dalla stazione marittima alla Piazza Unità d'Italia. Ancora titoli da oggi del piccolo. Gira gente strana, mentre una volta le chiavi restavano sotto lo zerbino. Parlano i residenti del Carso, subito dopo i fatti che abbiamo raccontato. La sindaca Acrobatin subito nell'area, più telecamere, è un fatto sconvolgente, ha detto. Sono sconvolta. La prima e istintiva reazione della sindaca di Rupin Piccolo, Monica Crovatin, sindaco di Sgognico, chiede scusa, poi è intervenuta anche sull'area in oggetto. Cacciatore ucciso da una mina nei Balcani, Dodichi, filo russo e le sanzioni bis. Gli altri argomenti affrontati alle pagine 14 e 15 del piccolo di oggi. Andiamo a vedere le prime pagine. Nel covo del padrino, dal nascondiglio di Messina Denaro, trovati Viagra e abiti firmati. Il vicino diceva di essere un medico in pensione. I dubbi dei PM proprio su chi poteva eventualmente coprire la latitanza di Messina Denaro fra i vicini o le persone del paese. Matteo Messina Denaro sorride in compagnia di un infermiere della clinica La Maddalena. Non è chiaro se l'uomo conoscesse la reale identità del paziente, che si faceva chiamare Andrea Bonafede. Questo il nome, che poi risultava anche da un documento che aveva falsificato, con il quale si faceva chiamare nel luogo di latitanza. Campobello di Mazara è la zona, e lo vediamo dalla mappa del piccolo, dove si nascondeva: lo studio medico del boss, la casa del prestanome Andrea Bonafede, l'abitazione del fratello di Messina Denaro, tutto nel giro di qualche decino, centinaia di metri. In questo piccolo angolo della Sicilia. La sorella, le amanti e la figlia mai vista, tutte le donne nella vita del super boss, nei personaggi a lui vicino. Poi Matteo Piantedosi, l'intervista: le intercettazioni non si toccano, ergastolo ostativo, si cambi la carta, dice il ministro dell'Interno, nessun accordo con il boss, c'è chi vuole inquinare il dibattito, adesso abbiamo una straordinaria opportunità per fare luce su una stagione buia, l'intervista al ministro. PD Provenzano contro il ministro, il caso, le dichiarazioni di Piantedosi su Messina Denaro di una settimana fa, le ipotesi e siano due: in un caso si tratta di una cosa grave, nell'altro gravissima. Peppe Provenzano, vice segretario del PD, va all'attacco. Se avesse rilasciato questa dichiarazione senza sapere nulla di ciò che stava accadendo, sarebbe grave, perché è un esercizio di vanagloria su indagini in cui lui non ha avuto alcun ruolo, ha detto a Metropolis. Sulle dichiarazioni: prestanome del boss, inizia a parlare, ho comprato il covo con i suoi soldi. Messina Denaro, controllato a vista in una cella di 10 metri nel carcere dell'Aquila, sceglie la nipote come legale, indagato il medico che lo curava, e quindi si estende anche, come detto poco fa, a altri possibili complici o persone che gli davano una copertura per poter continuare a non farsi prendere dalle forze dell'ordine. Il tesoro di Messina Denaro, beni confiscati e sequestrati, 1.500
confiscati a Vito Nicastri impianti eolici, 700 penso che sia il valore in euro, con la grande distribuzione, sale slot e scommesse, le edilizie e le costruzioni, oltre 6 milioni di euro di valore di aziende edili, terreni e fabbricati e depositi bancari, 3 milioni di euro di 4 beni, conti correnti, 23 mezzi, 7 appezzamenti di terreno e la sua impresa edile confiscati nel 2017, poi traffico di beni archeologici, alberghi e turismo, trasporti marittimi, insomma ce n'era tanta attorno di attività che girava, che faceva girare denaro in e per la criminalità organizzata. Andiamo a leggere poi i titoli della pagina regionale. Giacomelli sfila a Zalucar, il titolo di più ricco dell'aula, Fedriga è al quarto posto, l'avvocato triestino guida la classifica con 193.000 euro, 88.000 di più il 2021, Bolzonello terzo, 9 gli inquilini di Piazza Oberdan sopra i 100.000 euro, c'è l'elenco qui di fianco dei consiglieri che hanno dichiarato i propri redditi, in testa come ha detto Giacomelli, Zalucar, Bolzonello, Fedriga, Piero Mauro Zanin, poi Giuseppe Gersini, Cisibau Giuseppe, Moretuzzo, Tosolini, Singh, Centis, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutto l'elenco per chiudere con Maddalena Spagnolo. Non so se è l'elenco totale, ecco no, infatti c'è la seconda parte nell'altra pagina, mi parevano effettivamente pochi, sono 50 i consiglieri regionali, con dunque... tutto l'elenco dei componenti dell'aula. Rese note anche informazioni su investimenti e operazioni immobiliari come l'acquisto del 50% di un appartamento a Lignano di Morandini, la Yamaha di Barberio, i bot di Spagnolo e le azioni di Liguori. Poi ognuno ha investito il proprio capitale come ha preferito, insomma quello è insindacabile. I redditi e proprietà dei parlamentari, Conte su Maoro tra i più poveri, online le documentazioni patrimoniali dei politici, l'avvocata di Berlusconi e Tremonti svettano tra i ricchi. Stessa cosa di ciò che abbiamo visto fra i consiglieri regionali anche in Parlamento. E dunque ci sono chi guadagna di più, c'è chi guadagna di più e chi guadagna di meno. Volti che fanno parte della politica del Friuli Venezia Giulia, il presidente della regione Fedriga, accanto al fedelissimo assessore Pierpaolo Roberti, c'è l'assessore comunale alle politiche sociali a Trieste Carlo Grilli e c'è l'onorevole Sabrina De Carlo, ex deputata del Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, assessori, consiglieri e società civile, la corsa per entrare nella lista Fedriga, iniziati i colloqui del presidente con gli aspiranti candidati, la disponibilità di Bini, Callari e Rosolen. Il nodo Roberti da sciogliere, valutazioni e calcoli sui leghisti da inserire nel raggruppamento nato per rafforzare l'area moderata. A Trieste spunta l'ex 5 Stelle De Carlo, certi Carlo Grilli e Silvia Paoletti. Questi i nomi fra chi è più testa a ricoprire poi il ruolo di candidato nella lista Fedriga e chi invece è ancora un nome solo da opzionare. Zalucar e Nicoli nel team di azione, intesa per le regionali con Calenda, i due ex forzisti saranno candidati nella Venezia Giulia con il terzo polo, quello che è nato come il polo liberale, ovvero i consiglieri Zanon, Zalucar e Nicoli, adesso per le regionali faranno parte del terzo polo con Azione Italia Viva. A Regione calano i bambini adottati all'estero, il Friuli Venezia Giulia chiude la classifica, il report della Commissione indica uno dei tassi più bassi d'Italia, a livello nazionale solo nel 2021 il decremento si è fermato. I miei figli mi hanno resa più forte, così ho scoperto il senso della vita, la testimonianza di una mamma. Ancora oggi ci sono pregiudizi e disinformazione. Cambiamo pagina, Paoletti da Cenerentola a brand internazionale con la Camera Unica, Venezia Giulia più forte per Go 2025, serve un coinvolgimento maggiore degli imprenditori e anche i cittadini devono dare un contributo. L'intervista rilasciata a Piero Tallandini da parte del presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, che parla proprio dell'attività camerale ma anche del coinvolgimento che a sua detta sia gli imprenditori che il mondo pubblico dovrà
stringere per Gorizia e Nova Gorizia 2025. Bonus libri e trasporti casa scuola, assegni in arrivo a 11.400 famiglie. Siamo invece nella pagina dell'Istria, della Dalmazia del Quarnero, cacciatore ucciso da una mina in Dalmazia, la tragedia a distanza di quasi 30 anni dalla fine della guerra. Nuova sfida di Dodik, in arrivo sanzioni bis, il leader serbo bosniaco ancora nel mirino degli Stati Uniti e dell'Unione Europea dopo le ultime esternazioni filo Cremlino. Linea dura anche da Londra nei suoi confronti. One Podcast cresce e vola nello streaming con 14 milioni di utenti. Stiamo parlando del Media Factory Audio del gruppo Jedi, quello che è praticamente a cui fa parte il quotidiano Il Piccolo, e quindi le iniziative dei podcast vengono messe in mostra. Generali guarda il Sud America sotto la lente, c'è Liberty Mutual. L'export di vino vola oltre quota 8 miliardi, vendite giù nella grande distribuzione organizzata con l'indagine Numisma, le analisi di Wine Monitor, osservatorio sul settore, come detto, di Numisma sul vino. Milleproroghe, scontro sui balneari, ancora aperta la trattativa, Forza Italia vorrebbe far slittare le gare al 2025, ma il partito della Premier teme l'Unione Europea. Pagina successiva con Giovanni Bellarosa che scrive: Roma non ha bisogno di diventare regione nel suo articolo editoriale. Invece nelle pagine della cronaca locale si torna a Rupin Piccolo, così il bandito è fuggito dopo aver sparato. Massima allerta in Carso, una vicina di casa ha visto un uomo allontanarsi, abbiamo sentito un colpo, pensavamo un botto di Capodanno, intensificati i controlli e posti di blocco. Riepiloghiamo quanto accaduto nel servizio, poi leggeremo i dettagli ulteriori dal quotidiano. La banda dei Rolex è tornata in azione. Questa volta però hanno sparato, colpendo con un proiettile l'imprenditore 66enne Fabio Galgaro, mentre stava rientrando nella sua villa di Rupin Piccolo. Il colpo di pistola è entrato alla base del collo ed è fuoriuscito dalla schiena, senza attraversare alcun organo vitale. Un fatto che ha del miracoloso, secondo gli stessi medici che lo hanno operato all'ospedale di Cattinara. La sua vita non è più in pericolo. Dammi i soldi, dammi i soldi, è quello che si è sentito ripetere più volte Fabio Galgaro ieri sera, quando è stato sorpreso alle spalle dal rapinatore. Poi la colluttazione. L'imprenditore ha tentato di difendersi e in quel momento sono partiti due colpi di pistola. Uno è finito nel collo della vittima, l'altro sul muro vicino all'ingresso della casa. Il rapinatore ha poi strappato il Rolex dal polso della vittima. Ad aggredire il 66enne sarebbe stata una persona sola, nascosta tra la vegetazione, in attesa del momento giusto per colpire. Poi la fuga, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il rapinatore forse ha raggiunto un complice che lo aspettava poco distante con la macchina accesa per fuggire. Un agguato in pieno stile banda dei Rolex. Chi ha rapinato Fabio Galgaro ha studiato le sue abitudini e i movimenti, scegliendo il momento perfetto per entrare in azione. Nessun altro è rimasto coinvolto nell'agguato, il 66enne abita da solo. Ieri sera la Polizia di Stato e la scientifica cercavano i bossoli dei proiettili esplosi, aiutati dai vigili del fuoco giunti sul posto per puntare i fari e fare luce sulla zona. Sul posto anche il sindaco di Sgonico, Monica Rovatin. Chiaramente siamo un po' tutti sconvolti perché una cosa del genere non è mai capitata, perlomeno da quando sono sindaco, sarà quasi 10 anni ormai, e speriamo che sia appunto un caso isolato e che il Signore si rimetta quanto prima, ecco. La vittima è stata portata in ospedale a Cattinara in codice rosso. Fabio Galgaro è stato operato e i medici stessi sono rimasti sorpresi di come il proiettile, pur entrando dal collo e uscendo dalla schiena, non abbia trafitto organi vitali. Il 66enne non è in pericolo di vita e non ha subito danni permanenti. Verrà sentito dalla polizia appena le condizioni di salute lo consentiranno. Oltre a essere un noto imprenditore del campo della nautica di lusso, Galgaro è anche un consigliere di Fratelli Italia della seconda circoscrizione. Dal piccolo leggiamo, c'è paura. Sull'altipiano, una volta lasciavamo le chiavi sotto lo zerbino, ora qui gira gente strana. La preoccupazione degli abitanti per il crescendo di episodi di cronaca, a iniziare dall'assalto con l'esplosivo al bancomat di Sgonico nel 2021. Vicini al ferito da parte del presidente del Consiglio Comunale Panteca, la solidarietà e la vicinanza. Con la vicinanza nei confronti della persona ferita.
inaccettabile, secondo la segretaria del Partito Democratico Caterina Conti, nessuno dovrebbe subire aggressioni né rischiare la vita per una rapina. Un fatto sconvolgente, rinforzeremo nell'area la rete delle telecamere, ha detto la sindaca Crovatin di Sgonico, e poi l'abbiamo sentita anche un attimo fa nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni. Il sindacalista del SIULP: servono agenti, l'unica azione possibile per combattere la dilagante piaga della violenza consiste nell'iniettare nuova linfa all'interno delle forze di polizia, assumendo giovani con procedure selettive rigorose, tagliando competenze. Questa è l'opinione espressa da Fabrizio Maniago, segretario regionale del sindacato SIULP. Queste le sue parole. Cambiamo argomento. In Piazza Unità, sfilata di giovani atleti europei per l'apertura di EIOF. Sabato la cerimonia con partenza dalla stazione marittima, previste gare in tutta la regione e nei paesi confinanti. Il presidente Fedriga dice: vetrina importante per il Friuli Venezia Giulia, accogliamo 47 delegazioni. Saranno presenti anche i rappresentanti dell'Ucraina, le competizioni partiranno il giorno 21. Laboratori, viaggi, nuovi corsi superiori a caccia di matricole, i 30 si chiudono le iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024, ecco come gli istituti si contendono i potenziali nuovi arrivi fra Open Day ed ex studenti e attuali allievi nel ruolo di testimonial dei vari istituti. Per nidi e materne, domande online entro il 3 febbraio nella procedura che serve poi per potersi iscrivere nelle scuole materne e nei nidi. Noi ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per il consueto aggiornamento della mattina. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno all'ispettore capo Monica De Mora, che cosa ci racconta di questa nottata e se c'è in agenda qualcosa per la giornata di oggi? La nottata è stata assolutamente tranquilla, non abbiamo avuto rilievi di intervento a parte qualche rimozione come succede nelle notti normali, insomma. Per la giornata odierna ho da fare due segnalazioni. La prima, di prestare attenzione a chi abita nella zona di via Rossetti, perché oggi è in arrivo un bilico, quindi nella giornata odierna arriverà, caricherà le scene dello spettacolo e poi se ne andrà, quindi c'è il tratto di divieto sia sulla via Rossetti che sulla via Crispi, che a volte non viene rispettato. Per quanto riguarda invece la mattinata, segnalo che a partire dalle 9 verrà spento il semaforo di Largo Baiamonti per permettere dei lavori sulla rete elettrica, quindi dalle 9 alle 12, ma di solito finiscono prima, saremo presenti per la viabilità manuale. Al momento altre cose non avrei da raccontarvi. Allora, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a voi, buongiorno. Grazie, buongiorno. Proseguiamo dal piccolo. Musei civici, niente sciopero il 21, ma manifestazione confermata all'alto della commissione di garanzia. La stensione del lavoro dei 61 addetti impegnati nell'appalto dei civici musei è prevista per il 21 gennaio prossimo, andrà ricalendarizzata. Quella data è compresa in un più ampio pacchetto di 7 giornate di sciopero indette dalla Fesicaf Confsal per quei laboratori. Per la stessa giornata invece la sigla sindacale conferma comunque la manifestazione prevista dalle 10 alle 12.30 in Piazza Unità. Ieri, infatti, la commissione di garanzia nell'attuale legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si è pronunciata rispetto allo sciopero anticipato nel corso di una conferenza stampa dalla stessa Confsal, rilevando alcune violazioni della normativa di riferimento. Trieste torna a superare di poco la soglia dei 200.000 residenti, a trainare l'andamento demografico l'arrivo di 4.233 connazionali provenienti soprattutto dal resto della regione, dal Veneto, dalla Campania, dalla Sicilia e dalla Puglia. Questi i dati demografici. Crescono gli stranieri all'11,95%, i primi posti serbi, romeni, kosovari e pakistani. Altra notizia, al via il master in chirurgia della mammella, la specializzazione è stata inaugurata ieri, infatti l'edizione seconda del master in chirurgia oncoplastica della mammella, diretto dalla professoressa Marina Bortul, responsabile della chirurgia senologica e breast unit, del poi professor Giovanni Papa, direttore della chirurgia plastica e ricostruttiva. E ci sono anche altri specialisti chiamati in causa. Andiamo a vedere un'altra notizia, la lettera della Sugi: piccioni tenuti al riparo per il rischio aviaria.
Queste le immagini, una bella collezione di colombi viaggiatori in un'immagine fornita dal presidente del club triestino Marco Milenkovic, le disposizioni contro il virus portato dagli uccelli migratori interessano anche la comunità che si prende cura del viaggiatore. San Giovanni esonda l'acquedotto teresiano a causa di un tappo, piena dal varco di via Capofonte, tecnici comunali in azione quando finirà di piovere. Motorini al posto delle bici, disattesa una promessa, la polemica in arrivo dalla quarta circoscrizione. Stiamo parlando dell'area che si trova davanti al Teatro Miela, con il cartello della possibilità di sosta per gli scooter, laddove qualcun altro chiedeva invece stalli per le biciclette. Il racconto della Shoah da Segre a Musice, ciclo di eventi promosso dal Comune a corollario delle cerimonie, rappresentazioni teatrali, documentari, convegno e mostra, il programma del giorno della memoria, il 27 di gennaio sarà il prossimo venerdì. Le storie della studentessa e di altri 14 deportati diventeranno parte della città grazie alle pietre d'inciampo, oggi la posa di 15 nuovi sanpietrini nelle vie dove abitavano le vittime. Una delle opere ricorderà un giovane Rom Sinti, primo caso in Italia. Hotspot per i migranti lungo il confine, anche Muggia dice no dopo il vertice con il ministro Piantedosi, il sindaco Polidori, non abbiamo una struttura adeguata, e da Trieste di piazza indica Palmanova, che risponde picche. E su questo è immaginabile anche una dialettica piuttosto accesa per trovare la giusta soluzione. Nel frattempo ieri abbiamo svolto un sopralluogo all'ex caserma di Banne, lo abbiamo fatto grazie a giornalisti e fotografi di Trieste Abbandonata, che da anni segnalano, anche per una questione di rubrica che hanno avviato, proprio i luoghi abbandonati, dismessi della città e della provincia, e quindi abbiamo visto in che condizioni si trova oggi l'ex caserma di Banne. L'ex caserma di Banne è tornata d'attualità in questi giorni per essere presa in considerazione come un possibile hotspot per collocare i migranti in arrivo sul territorio provinciale. Hotspot finalizzato ad accoglienza e svolgimento delle pratiche burocratiche. Il giornalista Emilio Ripari e la fotografa Giada Genzo, che assieme alla giornalista Nicole Brusaferro da anni si occupano di reportage in luoghi dismessi con la loro rubrica Trieste Abbandonata, ci descrivono il luogo per come si presenta oggi. Già era in condizioni decisamente precarie in precedenza, poi veramente sono un insieme di strutture veramente enorme, sono 250.000 metri quadri, per cui lo spazio è veramente tantissimo. Era già parecchio danneggiata in tantissimi punti, vediamo però che a quanto pare passaggi e intemperie hanno ulteriormente peggiorato una situazione che già era molto precaria. Completo abbandono, strutture pericolanti e a rischio crollo, intonaci staccati, vetri rotti, rifiuti sparsi in giro, così come altro materiale buttato qua e là. La parvenza è quella che gli edifici ad oggi non siano agibili per ospitare persone. Si passa da alcune strutture che hanno una parvenza di solidità, almeno a livello strutturale, e ad altre, come anche questa che però è nascosta dalla vegetazione, che rischia di collassare su se stessa da un momento all'altro. Per cui riqualificare questa zona e rimetterla in sicurezza, a mio modesto parere, insomma, necessiterebbe un intervento veramente, veramente massiccio. Il terreno dal 1800 era di famiglie private, poi dopo la prima guerra mondiale i militari l'hanno utilizzato per il deposito delle truppe, eccetera, per poi farlo diventare appena nel 1930 una caserma, costruendo poi edifici eccetera. Purtroppo poi con la fine della leva obbligatoria, come tutte le altre caserme, è andata in disuso. Nel 2013, se non sbaglio, c'è stato anche un incendio che ha intaccato una parte strutturale di un edificio della caserma, e poi ora versa ancora in queste condizioni sempre peggiori. Oltre alle palazzine spicca il gigantesco spazio esterno. Ormai la natura si è riappropriata di quest'area, crescendo in maniera incontrollata. Proprio al di fuori però si potrebbe ipotizzare l'allestimento di strutture temporanee, container, tensostrutture o altro, che possano fungere da hotspot per i migranti. L'unica effettiva possibilità sarebbe quella di utilizzare il piazzale, che è enorme comunque, interno alla caserma Montecimone, e dovrebbe essere sistemato anche quello e bonificato pesantemente, però se vogliamo trovare un minimo di margine, quello potrebbe essere l'unico spazio effettivamente utilizzabile.
Sport Triestina fatta per Celeghin, ora si punta a trovare il bomber, il centrocampista classe 1999, ex primavera del Torino, è arrivato dal Como. In attacco piacciono sia Tumminello del Crotone che Mastroianni della Fiorenzuola. Prossimo match arbitrerà Grasso di Ariano Irpino. Mirko Gori entra tra i diffidati, qui il volto del nuovo arrivo. Udinese, trattativa avviata ma non ancora conclusa per la cessione agli americani. L'ala centro Emmanuel Terry alla pallacanestro Trieste, lo statunitense reduce dell'esperienza in Corea del Sud, va ad aumentare il pacchetto dei lunghi biancorossi. Coach Legovic ne esalta fisicità e reattività sotto canestro. Negli ultimi 11 turni ruolino di marcia da passo per le Final Eight di Coppa per il basket. Cambio della guardia invece in casa Juve, Milan-Inter, derby senza rete. La Supercoppa vale una svolta in campo a Riyadh alle 20, Canale 5, per il primo titolo stagionale, il derby fra le due milanesi per la Supercoppa italiana. Il caso Dino Baggio, si indaghi sugli integratori che ci davano, parla l'ex nazionale e giocatore del Parma, fra le altre squadre, Dino Baggio, sul tempo in cui giocava lui e gli integratori che venivano somministrati. Impresa cremonese, Napoli eliminato in casa ai rigori, Coppa Italia, ottavi di finale, domani in campo Atalanta-Lazio e Juventus, fa comporsi la griglia che poi porterà alla finale del 24 maggio. Ci fermiamo qui per le notizie del quotidiano, a tra poco con la trasmissione in compagnia dei prossimi ospiti. Con Sveglia Trieste vi presento gli ospiti in compagnia di Franca Vilevic, vicepresidente della quarta circoscrizione di Adesso Trieste, ben trovata. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno anche al consigliere comunale di Fratelli d'Italia Stefano Vatta. Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno Franca. Buongiorno. Vicepresidente Vilevic, oggi c'è un articolo che riguarda proprio la quarta circoscrizione dal titolo Motorini al posto delle bici, disattesa una promessa della sua circoscrizione? Allora, avevamo presentato noi come Adesso Trieste, ma è stata una mozione votata all'unanimità, per cui ha un'importanza collettiva, diciamo, collettiva e trasversale, per chiedere lo spostamento dei motorini da quell'area, quella specie di triangolo. Siamo davanti al Miela, davanti per intenderci. Al Miela, esattamente. E la mozione parlava di una riqualificazione generale dell'area davanti al teatro, che sembra più che altro un autogrill, diciamo, cioè non si capisce che sia un teatro, e siccome è un teatro abbastanza frequentato, direi, almeno io ci vado parecchio, e, sarebbe bene che l'area fosse un attimino più accogliente, un po' più intima, se si potessero mettere, non so, delle piante, delle panchine per le attese, sia prima che dopo lo spettacolo. È l'area, trasformarla più in una piazzetta, in una piazzetta, che in un parcheggio, esattamente, okay. Ma allora il marciapiede davanti al Miele è piuttosto ampio, sì. Ed è una distesa di cemento, perché da quando è stata ristrutturata è completamente vuota, anche prima, della verità, e noi chiedevamo di spostare i motorini e che venissero parcheggiati in quell'area che è già predisposta e che ha centinaia di stalli, che è su quella bretella dove c'è la striscia ciclopedonale, che è circa di fronte dietro al magazzino delle idee, esatto, al negozio Mirella. Vediamo se riusciamo con Google Maps ad andarlo a vedere, così. Si vede veramente un'area che adesso è completamente vuota sostanzialmente, anche perché nessuno passa di là. Vero. Cioè non è che uno passa e dice, ah, ci sono dei motori. No, perché uno fa le rive e poi si butta a destra. Esatto, no? Quindi dovrebbe essere debitamente indicata. È sicuramente anche videocontrollata, perché è vero che è piuttosto in un'area un po', ecco, di poco, non essendo di passaggio, ci sono stati un sacco di commenti che dicevano sì, però là è facile rubare un motorino, rubare dei pezzi. Ecco qua, questa è l'area, se non sbaglio, mi dica lei Vilevic, questa è l'area in oggetto
utilizzare di più, cioè che esatto, è sottoutilizzata. È enorme, cioè sottoutilizzata, ma vuol dire che ci sono forse 5 motorini. Ecco. Ce n'è uno per fare. Ecco, per intenderci. Qualche volta c'è qualche automobile. Di foto. Sì, esatto, di quello che qualche vabbè, volta c'è qualche, c'è qualche macchina Google parcheggiata abusivamente. E invece chiedevamo di mettere gli stalli per i disabili e l'area di carico-scarico nel triangolo, quello adesso occupato dagli scooter. Quindi, approvata all'unanimità, ecco qua. E l'assessore, esatto, un attimo solo, questa eccola, è l'area eccola incriminata. L'area incriminata, che poi è pienissima di motorini, sì, ovviamente nelle ore lavorative, no? Se uno passa di notte ci sono due, tre motorini. Fa molto gli uffici. Ma certo, perché la gente lavora e va a parcheggiare, sì, però ecco, sono circa, da quell'altro parcheggio, mi pare che quanti, io ho contato 150 passi miei. Ah, sono okay, cortili, perché ma non come, sono proprio altre. Come capienza uguale, anzi forse quella più ampia. Sì, no? Assolutamente, assolutamente. E l'altro giorno invece compare sul Piccolo un articolo in cui si dice che tutto questo verrà regolamentata l'area e resterà parcheggio ai motorini, quando invece ci era stato risposto da parte dell'assessore Savino che effettivamente i motorini sarebbero stati tolti da là e nell'area sarebbe stata messa una stazione di bike sharing è una rastrelliera per le bici private. Quindi, dove sta l'inghippo? Questo è il quesito che si pone. Tra l'altro, devo dire la verità che c'è un'imprecisione sull'articolo di oggi, in cui è scritto che il cartello con il simbolo parcheggio scooter è di nuova installazione. Non è di nuova installazione, c'era già. Però il parcheggio materialmente, le strisce non ci sono. Orizzontali non ci sono e non c'erano neanche prima. No, ecco. Infatti. Lo rivediamo, giusto per orientarci, questa è l'area esatto, che, di cui stiamo parlando. E qua è semivuota, per cui... Sì, qui è una domenica. Sì, non lo esatto. So, onestamente. Se no è proprio un groviglio di scooter questo. Ecco. Ed è ad uso abituale di tutti coloro i quali posseggiano i motorini, sebbene non delineato per terra, infatti molti si mettono anche in mezzo quando non trovano, diciamo, nel perimetro, infatti, un po' una bene meglio. Abbiamo visto poco fa che spostandoci di poco, cioè seguiamo proprio l'itinerario, qui si entra in Molo Quarto, qui stiamo andando in pratica contromano, ma ragioniamo in termini di accesso regolare, cioè dalla ex Sala Tripkovic, esatto, quindi si passa per di là, qui un poco più avanti, quindi saranno veramente penso 150 metri, sì, c'è questo posteggio che assolve proprio ai compiti di posteggio motorini, che esatto, è regolamentato con le linee per terra, che ha, diciamo, sufficienti stalli, insomma, mi viene da pensare, poi qua dietro ce qua dietro ne sono è pieno, altri. Dietro alla casetta, qui, adesso si vedono. Adesso ci andiamo oltre, così lo vediamo. È pieno di stalli anche dietro. Eccoli qua, li vediamo anche da questa parte, insomma, dovrebbe essere in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di parcheggio. Però, è effettivamente, qua c'è anche l'ingresso, perché l'ingresso è questo, poi l'uscita è quella che abbiamo visto un attimo fa, esatto, è effettivamente sempre vuota. Eh sì, perché nessuno, ma tanti non sanno proprio che ci sia. Molti pensano sia privata. Ah, boh. Questo mi è stato detto da più di qualcuno, perché visto che c'è il parcheggio del Molo Quarto vicino, che ha comunque una sbarra d'ingresso, certo, e fuori i posteggi blu, ed è tutto recintato, qualcuno pensa non sia mai che sia di qualche ente privato. Però strisce bianche per terra dovrebbero, esatto, quindi far venire un... Rendiamo noto che quello è un posteggio per scooter libero, accessibile, esatto, e quindi diciamo l'invito è di utilizzare quello piuttosto che l'altro. Ma al momento comunque quell'altra area davanti al Miela non cambierà destinazione d'uso, quindi... Esatto, almeno questo è quello che era scritto sull'articolo sul Piccolo, e adesso pensavamo di fare un'interrogazione per capire appunto se è l'articolo che è uscito che era in ritardo rispetto alle dichiarazioni dell'assessore o se è successo qualcosa che noi non sappiamo. Batta, lei posteggia il motorino da quelle parti? No. 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 Però... La macchina direttamente? No, in questo momento la macchina è l'automobile. Okay. Diciamo che io ero a conoscenza di questo parcheggio, di la verità, onestamente,
e poi non è mio dovere, mio compito occuparmi di questi posteggi, perché effettivamente se c'è la necessità da parte del teatro deve avere un carico scarico, e se viene richiesto appunto un'area, un parcheggio disabile, un'area di carico scarico, e credo che sia importante ascoltare questa richiesta. Poi se abbiamo i parcheggi subito in adiacenza, non vedo neanche il problema. Poi chi si occupa di questo sicuramente ha le sue motivazioni per dire di sì o dire di no. E ricordo comunque che, tralasciando questo, in città è molto difficile trovare posto per lo scooter, come sappiamo che i grandi problemi per trovare posto in macchina, perché anche i parcheggi, per esempio quello di Parc San Giusto, sono spesso intasati, e quindi anche io stesso, comunque le persone non sanno bene dove andare a parcheggiare la macchina, a parte sulle rive o appunto in Parc San Giusto. I parcheggi motorini sono un grande problema in città, quelli liberi, diciamo, perché appunto nelle vie del centro, ma comunque nella maggior parte degli orari anche lì è difficile trovare posto. E adesso abbiamo fatto la conferenza stampa del nostro gruppo consigliare di Fratelli d'Italia lunedì, e sì, tra cui ho esposto la nuova mozione che ho preparato, che è stata firmata dal mio gruppo e che verrà presentata a breve in commissione, che riguarda appunto, ce l'ho dietro, che riguarda appunto la creazione di parcheggi per veicoli a due ruote a ridosso degli attraversamenti pedonali, e con la conseguente messa in sicurezza stradale. In pratica, per farla breve, in alcuni attraversamenti pedonali che sono ritenuti pericolosi, ovviamente si farà un lavoro, una verifica per vedere quali possono essere ritenuti pericolosi sia per chi guida, ma soprattutto per chi attraversa la strada o comunque deve utilizzare l'attraversamento. Io ho pensato che potremmo cambiare uno o anche due posti in macchina, generalmente a pettine, con 4, 5 o 6 parcheggi degli motorini o comunque veicoli a due ruote. Poi se il comune riterrà anche di poter mettere degli stalli per bicicletta, perché no? Io ho pensato adesso di fare la mozione per veicoli a due ruote, perché a livello di costi non è impattante, diciamo, perché devi solo ripitturare l'asfalto, e quindi appunto migliori la visuale sia per chi deve attraversare la strada che per chi sta guidando un mezzo, un veicolo. Ho preso spunto, io sto in zona Fabio Severo, diciamo, e nella parte, diciamo, di fronte al carcere di Via Coroneo, venendo su, prima, alla destra abbiamo la palestra Aquarium e la banca d'angolo, quell'attraversamento pedonale lì è spesso con macchine o furgoni parcheggiati, quindi sia chi guida non riesce a vedere chi sta per attraversare, sia chi vuole attraversare la strada non riesce a vedere chi sta arrivando. Quindi secondo me è una cosa abbastanza di buon senso, molto semplice da fare. Si aumentano comunque i posti scooter in città, non si va a intaccare più di tanto i posti macchina in carreggiata, e si migliora sia la visibilità che appunto la sicurezza stradale. Chiaro. Poi, sempre nella stessa conferenza stampa, ho ricordato la mozione che ho portato a luglio 2022 in commissione, che riguarda il terrapieno di Barcola e la realizzazione di un polo sportivo pubblico all'aperto e un'arena multifunzionale che possa essere utilizzata sia per sia a livello sportivo che a livello artistico, quindi non so, penso anche tornei internazionali, concerti, manifestazioni sportive, appunto, danza, tutto quello che può riguardare la cittadinanza, le associazioni sia sportive che artistiche, e poi appunto un polo sportivo sul mare al terrapieno di Barcola, quindi dietro Parc Bovedo, che abbiamo già il parcheggio grande, quindi non ci abbiamo problemi, è facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici, e in mezzo tra Porto Vecchio e la pineta di Barcola, quindi diciamo che la zona sicuramente può suscitare interesse per chi vuole fruirne. E ho preso spunto anche un po' dal Boa Beach di Muggia, non so se avete presente, la parte finale, diciamo, dove c'è questo terrapieno che è stato realizzato di recente, e con dei campi da beach volley e dei chioschetti sul mare, diciamo molto semplice come realizzazione, perché non ci vuole un grandissimo studio. Però cioè, molto frequentata e molto apprezzata anche da tantissimi triestini, cioè, anch'io mi ci sono recato tante volte con gli amici, e quindi una cosa del genere a Trieste, in quel terrapieno che ricordo deve essere bonificato dalla regione,
però immaginarlo tra qualche anno con magari un campo da beach volley sul mare e qualche altro campetto pubblico che possa essere pallavolo, calcio, pallacanestro e diciamo questa arena che appunto è stata pensata sia per lo sport che per le manifestazioni artistiche, quindi per i giovani principalmente, ma anche per le famiglie o qualsiasi altra persona, ecco, secondo me sarebbe una bella proposta. Poi vediamo, intanto l'ho avanzata, vediamo se sarà di facile realizzazione, se ci sarà la possibilità, sicuramente sarà importante. Quindi diciamo queste due iniziative. Okay. Che, per spiegare un po' il lavoro che sta facendo il Consiglio Comunale. Allora andiamo a sentire una telefonata, poi torno da Franca Vilevic per altre questioni anche relative alla circoscrizione e alla viabilità. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche ai suoi ospiti. Ci dica. Io volevo chiedere a tutti e due, sì, quali le notizie sulla piscina terapeutica. Ok. Le notizie appunto. Le ultime notizie, perché c'era il problema che il tribunale doveva sdoganare, appunto, era tutto fermo, poi Di Piazza ha detto che è stato sdoganato, sì, però sì, non sì, si è saputo più niente. Mm-hmm. Ok, ora ne parliamo. Le istituzioni, appunto, non so. Ok, grazie, c'è altro? No, ok. Grazie, buona giornata. E piscina terapeutica, grande capitolo fra le opere, fra le esigenze della città. Sappiamo, come ha detto anche la signora al telefono, che è stata, sono stati tolti i sigilli della procura perché era sotto sequestro la piscina, i rilievi della magistratura sono conclusi. Adesso il comune può, come ha intenzione, abbattere la struttura. L'idea è quella di rifarne sorgere un'altra con la stessa finalità nello stesso identico posto. Vilevic, è un'attesa che molti cittadini reclamano da tempo. Allora diciamo che pur ricadendo nella quarta circoscrizione, ovviamente questo non è un tema della circoscrizione, certo, perché riguarda tutta la cittadinanza. Chiaro. E quindi a prescindere da tutte le polemiche che ci sono state, eccetera, io direi che il comitato che si è creato per la ricostruzione della piscina vada ascoltato da parte dell'amministrazione, come peraltro è già stato parzialmente fatto, e assolutamente sia il caso di spingere proprio, cioè è urgente questo problema, perché ci sono veramente migliaia di persone che avrebbero bisogno della struttura e che al momento devono recarsi altrove, e altrove sappiamo che è, sembra Monfalcone, adesso io per fortuna non ho problemi di questo tipo, per cui ecco, so che alcuni sì, però è lontana Monfalcone. E poi ci sono persone che appunto, non potendo recarsi in altri posti, devono rinunciare a un certo tipo di cure o di riabilitazioni, e quindi direi che il problema è veramente pressante. Ecco, l'iter, se non sbaglio, Vatta, è quello che dovrebbe portare nel giro di, io mi sbilancio, un paio di mesi, forse tre, l'avvio dell'iter di demolizione. Sì, poi diciamo, c'è una gara in mezzo, quindi i tempi si diluiscono, perché quando si bandisce una gara anche solo per demolire, poi ce ne sarà un'altra per ricostruire, tutto quanto deve passare del tempo in modo tale che tutti sappiano che c'è una gara, possano partecipare, tutto quanto. Sì, diciamo che dopo l'abbattimento della Trivković aspettiamo l'abbattimento della piscina terapeutica. E no, diciamo che come sappiamo i tempi non saranno brevi, io spero meno lunghi possibili ovviamente, però sì, c'è stato un problema burocratico perché appunto non si poteva sbloccare subito la piscina. Adesso appunto l'intenzione dell'amministrazione è quella di ricostruirla appunto sullo stesso posto, nello stesso luogo, e quindi sì, diciamo aspettiamo, però cioè, si vede la luce in fondo al tunnel. Altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, niente, volevo semplicemente segnalare su proposta del signor Vatta, sì, proprio il discorso degli attraversamenti pedonali anche della zona di Barcola, che soffrono esattamente dello stesso problema che lui ha ben illustrato, cioè i furgoni parcheggiati o le macchine parcheggiate a ridosso proprio delle strisce pedonali. Uh-huh. Faccio un esempio per tutti:
dove c'è il bar che apre stagionalmente, diciamo si chiamava l'Ottavo Nano, sì. Lì c'è un attraversamento pedonale particolarmente pericoloso, dove uno arriva con la macchina e si ritrova dopo due secondi, due persone, tre persone davanti, perché non le ha viste attraversare a causa di automobili parcheggiate esattamente proprio a ridosso delle... E poi c'è anche l'altro attraversamento pedonale, oltretutto poco illuminato, pochissimo illuminato, quello dove si è già verificato anche una morte, va bene, per un investimento, quello di fronte al bar Franza, si chiama così, bar Franza, sempre a Barcola, sì. Che è estremamente poco illuminato. Quindi sì, questa sarebbe veramente un'ottima idea, quella di sostituire gli stalli per le automobili con eventualmente quelle per motorini, che comunque consentono una ottima visibilità. Grazie. Grazie, si può estendere questo anche in altre zone, sì, chiaramente. Sicuramente, poi diciamo che appunto le segnalazioni al comune, secondo me da questo punto di vista, sono importantissime. Perché appunto ci sono degli attraversamenti pedonali che sono oggettivamente pericolosi a livello di visibilità, e poi ovviamente la mozione non chiede di fare tutti gli attraversamenti pedonali, di convertire un posto, ricordo un posto macchina barra due posti macchina, se sono a pettine, in parcheggi scooter, perché molta gente si potrebbe lamentare appunto che già mancano posti macchina e adesso si vogliono togliere altri posti macchina. No. Certi attraversamenti pedonali, secondo me è più importante la sicurezza rispetto a un posto macchina, perché comunque al posto di una macchina metti 5 scooter magari. Quindi adesso ho raccolto la segnalazione del telespettatore, che ringrazio, e se ci sono altre segnalazioni da questo punto di vista, perché ovviamente io non conosco a memoria tutti gli attraversamenti pedonali di Trieste, possono sicuramente farmelo sapere anche via mail, la trovate nel sito del Comune di Trieste. Una mail, oltretutto, ci dice: sono stato lavoratore pendolare con Mestre per anni e ho più volte denunciato che siamo l'unica città in regione a non offrire parcheggi gratuiti per i viaggiatori ferroviari, per cui tanti pendolari triestini vanno a prendere il treno a Monfalcone, dove c'è un grande parcheggio gratuito ad uso dei viaggiatori ferroviari. È vero, Vilevic? Se ci pensiamo, non c'è mai... Oddio! Non so quante altre città abbiano dei grandi posteggi vicino alle stazioni, adesso onestamente non lo so, però sicuramente l'esperienza di chi ci scrive punta a qualcosa che lui ha vissuto. C'è da dire che quell'area potrebbe anche prestarsi in certi punti limitrofi, mi riferisco al Silos magari là vicino, che potrebbero aprire la strada a qualche parcheggio per chi usa la macchina come pendolare. È un'opzione in più. Ma io credo che la possibilità di fare delle convenzioni dovrebbe esserci sempre, ma anche per i residenti per i residenti delle aree del centro dove i parcheggi non ci sono, la possibilità di poter parcheggiare per esempio anche al coperto a prezzi agevolati per la notte, perché i parcheggi esterni comunque la notte non si pagano, no? Dalle 8 di sera alle 8 di mattina, e quelli coperti ovviamente sì. Penso banalmente al Teatro Romano, sì. Se ci fosse, penso non ci sia, io non ho la macchina, per cui se ci fosse la possibilità di fare una convenzione per i residenti in cui nelle ore notturne si possa parcheggiare a tariffe agevolate, potrebbe essere interessante, non io direi. Più. Altre mail, Galleria di Montebello, buongiorno, adesso il Comune con una seconda perizia di fatto fodera la galleria per ovviare alle perdite di acqua. Quanti soldi allora sono già stati spesi inutilmente per opere di impermeabilizzazione che non hanno avuto efficacia? Sulla galleria di Montebello potremmo aprire una nuova puntata, è vero? Sì, ci si può parlare, penso, anche tutta la trasmissione. Diciamo che sarò breve. Dal mio punto di vista sappiamo che sono lavori, io ho 22 anni, quindi la gente più esperta di me lo saprà sicuramente. Della delicatezza. Il termine esperto va sempre bene. Sì, dai, il meno giovane. No, e diciamo che sicuramente ci sono molti che lo sapranno più di me per esperienza personale. C'è un problema da decenni su quella galleria di perdite di acqua. Quindi sono lavori che purtroppo sono stati procrastinati per molto tempo.
finalmente si è deciso di fare questi lavori, sono venuti fuori dei problemi imprevisti, perché molte volte, la gente anche qui si lamenta, molte volte i problemi vengono fuori una volta che inizi i lavori, come abbiamo visto anche per il Ponte Verde sul canale di Ponte Rosso, quindi non sono di facile prevedibilità. E sicuramente, almeno io non sono tipo da grandi annunci, nel senso domani apriamo, la prossima settimana riapre, poi ovviamente non è responsabilità diretta del sindaco o di un esponente politico quando apre la galleria, e sono tutte cose che riguardano fattori tecnici e le ditte che fanno i lavori, quindi secondo me era importante appunto la messa in sicurezza e il lavoro di rifacimento delle gallerie, perché appunto aspettiamo ancora un mesetto e mezzo se non sbaglio, e dopo ci sarà una galleria nuova messa in sicurezza che per molto tempo, almeno si spera, non avrà problemi, quindi ecco, guardiamo anche il lato positivo qualche volta. Bilevich, due parole sulla galleria? Non possiamo più trovare delle scuse, ecco, io direi, cioè quella che appunto io essendo più esperta, come dice lui, e avendo lavorato per un sacco di tempo, tra l'altro in Piazza Foraggi, quella galleria perde acqua da quando esiste, credo. Ecco. Il problema è che non si fanno manutenzioni costanti alle infrastrutture. È chiaro che a un certo punto si arriva a un punto di non ritorno, invece se ci si prendesse più cura delle cose in maniera... Certo che bisogna investire dei soldi, certo. Ma io credo che l'investimento per una manutenzione costante rispetto a un investimento macroscopico ormai, no? Per una ristrutturazione totale, insomma, credo che il gioco valga la candela, ma soprattutto non si creano tanti disagi al traffico, alla popolazione... Posso un attimo fare una precisazione, perché non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Sì. Allora, c'è l'area adesso, tornando sull'area del Teatro Mira, hanno rifatto l'area di carico e scarico, però è proprio nell'area davanti al teatro. Davanti al teatro. C'è perché prima il carico e scarico era sull'ingresso laterale del teatro, dove però hanno fatto la pista ciclopedonale, per cui adesso non ci può più essere. Quindi proprio davanti al teatro hanno messo carico e scarico e un posto disabili, per cui c'è però... non è proprio bellissimo, ecco, diciamo. E poi posso sempre approfittare dell'argomento motorini, sono molto d'accordo con lui su questo argomento. E se non ricordo male, quando ho fatto la patente, comunque esisteva una norma che diceva che rispetto ai passaggi pedonali e agli incroci in generale, ai semafori, doveva esserci almeno, se non sbaglio, 8 metri liberi, che sono più o meno due macchine. No? Quindi questa è una norma che viene disattesa sempre, e non so quanti abbiano preso la multa per aver commesso questa infrazione, no? Per cui il fatto di mettere i motorini è un dissuasore ulteriore. E poi ancora una cosa vorrei dire, che sempre in quarta circoscrizione avevamo fatto una mozione sempre approvata, perché in via Madonna del Mare, dove c'è tutta la fila di scooter, il marciapiede è molto stretto e ci sono gli stalli, sono continui, tranne ovviamente in corrispondenza dei passi carrabili, ma sono davanti ai portoni delle case, ma allucinante, davanti all'entrata della casa di riposo e anche proprio dell'uscita, quella dove passano con le barelle, quindi a una... Ma insomma, cioè, io capisco tutto che non abbiamo spazio per i motorini, però a me sembra veramente una roba allucinante, cioè ci sono i barellieri che passano oltre, fanno il giro, poi non so, adesso ci sono un sacco di corrieri che vengono a portare pacchi nelle case, e, cioè questi che scavalcano, insomma, a me sembra una roba folle, e avevo anche individuato con un criterio un po' simile al suo, per spostare questi stalli, in via Santi Martiri, che è la via che scende da Largo Papa Giovanni verso Piazza Ortis, a fianco della chiesa, piazzetta Santa Lucia si chiama, dove ci sono il marciapiede, un'ampiezza decente, ci sono i paletti con le catenelle, e c'è un divieto di sosta per le macchine, perché di là passa il bus 30, ecco, spessissimo ci sono macchine parcheggiate là, ecco. Se anche là venissero fatti degli stalli per i motorini, che quindi in mezzo, in mezzo, proprio le macchine, no? Se anche là venissero fatti degli stalli per gli scooter, che quindi occupano molto meno spazio e impedirebbero alle macchine quindi di parcheggiarsi, il criterio un po' è quello dei passaggi pedonali. Ho detto una mail,
Sì, ho sì, fatto qualche foto. Leggeremo. Ascoltiamo una telefonata, sì. Poi andiamo in pubblicità. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sì. Volevo toccare un argomento magari che non, se posso, che non interessa direttamente di quello che state parlando ora, ma... però interessa a tutti noi cittadini. Sì. Allora, io devo dire la verità, sono rimasta indignata come cittadina, come persona, dal servizio che ho seguito ieri a fuori dal coro sulla riunione che ci fanno ovviamente a Davos, no? Qua ci dicono che dobbiamo risparmiare, non dobbiamo inquinare, dobbiamo accettare la farina di grilli e tutto il resto. Quando io rivedo il servizio e vedo che questi arrivano col jet privato, poi si fanno accompagnare in elicottero sul posto, lasciano le macchine accese perché chi entra in macchina non deve prendere freddo, naturalmente, e il riscaldamento di dove fanno questa riunione è aperto da un mese. E poi c'è stato, diciamo, il colmo dei colmi quando vanno a intervistare il ristoratore dove questi si recano a mangiare e questi signori scelgono la carne di prima qualità, sono molto schizzinosi, questo non lo dico io, l'ha detto il ristoratore, e mi chiedo, noi cittadini praticamente cosa siamo? Cioè, noi dobbiamo accettare tutto questo mentre loro fanno l'esatto contrario. Io penso che queste persone dovrebbero dare il buon esempio prima di dare, tra virgolette, ordini a noi cittadini su come comportarci e cosa fare. Con questo non dico che bisogna inquinare e tutto il resto, però mi sembra un abisso talmente enorme che non so se la gente si rende conto di dove ci stanno portando. Questo io vorrei un'opinione dai suoi ospiti, perché a me questo sembra assolutamente improponibile. Questa okay. È un mio pensiero. E vi ringrazio. Grazie. Buongiorno. Allora, breve pausa pubblicitaria, poi a rientro giro di opinioni su quanto ha chiesto la signora adesso al telefono. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Torniamo in diretta con la trasmissione in compagnia di Franca Vilovic, vicepresidente della quarta circoscrizione per adesso Trieste, e il consigliere di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Stefano Vatta. La telefonata prima della pubblicità ci portava a un argomento, diciamo, extracomunale, quello che è l'incontro dei big delle istituzioni a Davos, von der Leyen, che dice Kiev aiuti finché serve. Lancia anche il piano industriale per il Green Deal. La signora che ha chiamato prima diceva tutto questo sfarzo che determinati personaggi, determinate istituzioni o altri si concedono in un momento in cui comunque sappiamo c'è un'inflazione, c'è una guerra, ci sono problemi economici, non è di buon esempio, soprattutto per il messaggio che lanciano, cioè il messaggio è quello di inquinare meno, sfruttare le risorse in maniera, diciamo, migliore, dare una salvaguardia all'ambiente. E poi, come diceva la signora, c'è chi pretende il cibo di ottima qualità, chi viaggia spendendo insomma abbastanza e tutto il resto. Quindi il mancato buon esempio che proviene da chi ve lo deve dare, Vilovic. Sono molto d'accordo con la signora, perché credo che i vertici delle istituzioni debbano assolutamente dare il buon esempio. Allora io capisco che ci sono situazioni in cui un livello alto di accoglienza, eccetera, eccetera, sia in qualche maniera istituzionalizzato, no? Però lo sfarzo eccessivo assolutamente non dovrebbe essere consentito e non dovrebbe essere neanche pubblicizzato, non so come dire, no? Cioè, se in qualche maniera si desse meno rilevanza a tutto questo e quindi non tutto questo non potesse essere usato come una dimostrazione di forza in qualche maniera, di potenza, potrebbe essere minimizzato, diciamo, no? E un'altra cosa sicuramente è che tutte queste riunioni di vertici che vengono fatte hanno dei costi mostruosi, a prescindere dai capricci, diciamo, dei partecipanti, hanno dei costi organizzativi mostruosi e quindi chiaramente c'è bisogno di sicurezza, di tutta una serie di prassi. Io ho sempre pensato che dovrebbero svolgersi ad esempio in una nave in mezzo al mare, dove cosa può succedere? Niente, no, sono là chiusi, no? Quindi il problema sicurezza si risolverebbe da sé,
nessuno potrebbe andare là a curiosare, a rompere le scatole. Come arrivano in elicottero però? Ma possono anche salire sulla nave di stazione marittima e andare in mezzo al mare. A Trieste abbiamo anche lo yacht già sequestrato. Bravo. Forse vado apposta. E là c'è il lusso anche sopra. Sì, oltretutto. No, per cui sì, sono molto d'accordo con la signora. Cioè, non è assolutamente un esempio da seguire. Assolutamente. Vatta? No, diciamo, anch'io condivido quanto ha detto la signora. Ieri mi sembra che sia stata arrestata l'esponente attivista Greta Thunberg, in stile sgarbi fuori dal Parlamento, l'hanno portata via, e diciamo che da quanto so anche la prossima conferenza sul clima dovrebbe essere presieduta da un petroliere o qualcosa del genere, quindi si passa da un'incoerenza all'altra e poi diciamo siamo abituati di questi molti esponenti importanti di spicco, e spesso predicano bene e razzolano male. E diciamo che l'attivismo sfrenato, per esempio quello di Greta Thunberg, io non lo condivido per niente. E sono stato nel 2019 poco più di 2 mesi in Brasile da mio zio a San Paolo, e lì ho veramente visto quello che è l'inquinamento, quello che è la non cura della natura e tutto quello che ne consegue. Quindi diciamo che chi viene a predicare in Italia, comunque in Europa, per l'inquinamento sfrenato, per il nostro stile di vita squilibrato da questo punto di vista e quant'altro, secondo me è veramente incoerente, perché bisognerebbe andare in Asia o sicuramente in altre parti, in Sud America, in altre parti del mondo a parlare di inquinamento, e là veramente si vede quanto non si fa e non si possa fare. E in Europa secondo me adesso si sta prendendo una strada veloce da questo punto di vista, sia per le rinnovabili che altro. E sicuramente c'è bisogno di altro in questo momento, perché con la crisi economica e tutto il periodo malaugurato che stiamo vivendo, diciamo che è importante dal punto di vista climatico, ma sicuramente il pannello solare in questo momento non è per tutti la priorità, come l'auto elettrica, perché ricordiamo sempre che l'auto elettrica, che non ha un costo sicuramente basso, non va e questo tipo di attivismo ad aiutare quelli che sono veramente poveri o che veramente non arrivano alla fine del mese, ma chi se la può effettivamente permettere. E quindi ecco, questo è il mio punto di vista e spero che la signora abbia capito. Poi abbiamo il video anche di quando Greta viene portata via dalla polizia, come diceva prima Vatta, tipo Sgarbi era stato portato via dal Parlamento tempo fa, qualche mese fa, e queste sono le immagini del gruppo Gedi dal sito della Repubblica. Alluzerat Greta Thunberg, sì, non sì. Molla, fermata e rilasciata poi dalla polizia. Sì, poi possiamo connetterci anche ai musei, all'attacco al Senato, cioè nel senso, ovvio che quelle sono altri tipi di manifestazioni, però anche quelli che si incollano all'asfalto in autostrada. Ho visto un video qualche tempo fa di una macchina con una signora, con un'ambulanza che doveva andare all'ospedale, che è stata bloccata nel traffico perché appunto degli attivisti si sono incollati, si sono seduti per terra sull'autostrada per protestare contro l'inquinamento, contro i combustibili fossili. Quindi diciamo che non ho tanto da aggiungere, cioè, secondo me queste persone sono abbastanza idiote, e se vogliono combattere le loro battaglie le possono benissimo fare, però questi non sono i modi e le situazioni in cui farlo, ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Gianna. Sì. Ciao Stefano. Buongiorno. Ciao Gianna. In via Montecengio. Sì. Posso parlare perché non sento? Sì. In via Montecengio al civico 7. Buongiorno. Sono Gianna, ciao Stefano. Ciao Gianna, ciao Stefano. In via Montecengio al civico numero 7. Sì. C'è uno slargo che noi abitanti della zona chiamiamo piazzetta, sì. Dove oltre a 4 bidoni per la spazzatura ci sono alcune macchine parcheggiate disordinatamente, in modo che qualcuno anche impedisce il passaggio pedonale. Ok. Sarebbe opportuno che venissero dipinte per terra le strisce per regolarizzare i parcheggi. Io ho già sollecitato questo, ma finora nessuno è intervenuto. Volevo chiedere se è possibile fare questa opera, perché
è anche difficile certe volte passare perché le macchine si mettono anche in mezzo e ostruiscono il passaggio, perché poi la via Montecengio è una via a fondo cieco, però ci sono altre abitazioni più su. Grazie sì. per l'intervento, grazie, buongiorno. Ciao, grazie. Grazie. Questo è l'ingresso di Villa Ara, credo casa che mia. La signora si riferisse a questa sorta di piazzetta, chiamiamola così. Sì, 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 noi le chiamiamo sempre piazzetta. Ecco. E chi ha la macchina parcheggia spesso lì, perché appunto chi non ha il posto auto che cerca posti, che cerca posteggio, è comodissimo. E io, da quanto mi hanno detto sempre quelli più esperti della zona, inizialmente non era creata come è venuta su adesso, non era un parcheggio a cielo aperto, ma doveva essere l'ingresso per delle abitazioni, se non sbaglio, addirittura per Villara da quel lato. Poi nel tempo si è trasformato in, appunto, nella piazzetta, comunemente detto da noi residenti della zona piazzetta, e posteggio all'aperto. Sicuramente utile e va, secondo me va mantenuta, perché appunto aiuta tantissimi residenti, e valuterò, cioè farò le valutazioni, chiederò agli uffici direttamente se sia possibile realizzare degli stalli per macchine, perché è una proposta interessante. Ringrazio Gianna e mandi un saluto a Fabio. Mail, andiamo a leggere. Bike sharing, buongiorno, la signora ospite di adesso Trieste sa dirmi qual è l'utenza media del bike sharing a Trieste, quanti usano generalmente il servizio, ci sono dati attestabili o è tutto campato in aria? Grazie, buon lavoro da parte di Enrico. Bike sharing a Trieste, con poi 2 anni, diciamo a giugno erano 2 anni, come riporta Trieste All News, del servizio, da quando è stato attivato a Trieste, con le 12 stazioni iniziali che sono state installate, che sono state realizzate, poi ce ne sono seguite altre, insomma, dopo ci sono anche alcuni numeri che dice l'articolo, nel 2022 sono stati leggermente inferiori rispetto all'anno precedente. E poi c'è un po' la classifica di quelle che sono le ciclostazioni più utilizzate. Piazza Libertà è una di quelle maggiormente frequentate. Allora, onestamente i numeri a memoria non li ricordo, però ricordo benissimo un articolo sul Piccolo che citava le statistiche del comune, che era soddisfatto dell'utilizzo del bike sharing, anche probabilmente al di sopra delle aspettative, e proprio per questo motivo hanno deciso di fare altre stazioni. Quindi evidentemente è un servizio utilizzato, di cui si sente il bisogno, e quindi il fatto di mettere stazioni nuove sviluppa ulteriormente la possibilità di utilizzo del bike sharing, insomma va da sé. Ci avvisano, ma l'ho avuto come nota anche diciamo privatamente, che l'audio di oggi della trasmissione è un po' disturbato, lo scrive Iside, che ringrazio. Provo col cellulare qualche volta. Prego. Qualche volta con la rete del cellulare si. E quindi va bene, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in maniera che non sia tanto fastidioso. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Volevo dire che della galleria del Piazza del Fien. Sì. Posso dire? Prego. Allora. I romani hanno fatto passare 7 vene d'acqua sulla la strada del fiume. Una vena d'acqua in località Montebello si era staccato ed è nata la via 7 Fontane. Sì. Le altre 6 vene, una si era staccato in località Ponzano, località Galauca, e è nata la via del Rivo. Okay. E le altre vene, 5 si passate per la città. Negli anni 70, noi chiamiamo Riva Scartazza, adesso non so, che la via del Veltro va in strada del fiume, quella grande riva, e era casette piccole. Quando si costruite tutti quei complessi grandi, ha bloccato con le fondamenta, ha bloccato le vene di acqua. Per questo di quei grandi spandimenti. Perché noi in tempo di guerra che andavamo in galleria, ieri era un poco di acqua, ma noi in questa maniera. Ok. Va bene così?
Se per lei sì, per noi anche. Buona, saluti. Viva, grazie. Una mail dice: la situazione di vandalismo organizzato in viale D'Annunzio risulta peggiorata. Da fonti attendibili mi risulta che circa un mese fa una persona in pieno giorno sconosciuta ha preso a pugni e calci una vetrina di un negozio per poi scappare, per fortuna senza problematiche e conseguenze. Per favore, non mi si venga a dire di aumentare le telecamere di vigilanza, questi vanno presi e basta. Cosa pensate di fare? Situazione sicurezza in città. Bilevich, una sua opinione generica. So che è difficile parlare di una città su dei singoli episodi, però quello che è successo proprio in piccolo, segnalazioni di questo tipo, ti fanno un po' tastare quella che è anche l'opinione pubblica. Certo. Allora, adesso Trieste è molto attenta a questo tema e punta molto sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione, ecco. E, dopodiché, purtroppo, singoli episodi sono sempre possibili. Adesso di questo episodio obiettivamente non so niente, ma sembra una cosa proprio veramente episodica, ecco, non so, non ho sentito neanche di grossi problemi in Viale D'Annunzio, se devo dire la verità. E sappiamo che i problemi grossi sono invece in zona viale, in cima al viale, dove devo dire la verità sono passata anch'io di giorno, cioè tipo alle 4 di pomeriggio, e c'è del degrado umano, ecco, importante, veramente. Cioè non fa venire voglia di passare di là. E, sappiamo anche ormai che il tema è conosciuto ed è all'attenzione sia dell'amministrazione che delle forze politiche tutte in generale, e quindi credo che verranno presi provvedimenti. Adesso è stata rimessa sono stati trovati dei fondi di nuovo per l'educativa di strada, che era un servizio che funzionava molto bene all'epoca e speriamo possa riprendere a funzionare quanto prima. Vatta! Sì, diciamo che in prima persona sono stato anche purtroppo vittima di un atto vandalico di recente, nel senso che in via Malcanton di fronte a Gelato Marco ho parcheggiato lo scooter e mi era stata tagliata la sella quasi completamente, proprio di recente, circa un mesetto fa, meno di un mese fa. Era dopo una seduta di bilancio, può essere? Sì, esatto. Oh, lo ricordavo. Sì. L'assessore è stato informato, era successo anche una cosa del genere, una vetrina spaccata di una persona che era entrata nel locale in via Sette Fontane, se non sbaglio, o nella trattoria di Piazza Perugino, vicino. Sì. E diciamo che ci sono tantissimi atti vandalici, e abbiamo visto la rapina a Rupo in Piccolo, che è stata vittima l'amico Fabio Galgaro, anche membro del nostro partito in seconda circoscrizione. C'è sempre più preoccupazione da parte dei residenti ed è normale così, perché ci sono veramente tantissimi atti di microcriminalità, ma anche ultimamente questa banda dei Rolex, questi fatti non di microcriminalità, sono cose veramente gravi. Un assalto del genere era successo proprio in via Montecenzo, nel vialetto di casa mia che abbiamo visto prima, quando parlavamo della piazzetta, mi sembra in periodo estivo o primaverile, comunque nel 2022, sempre per via di un orologio, una colluttazione di una persona che rientrava a casa sui 50-60 anni in presenza della moglie, anche se non sbaglio, quindi una follia umana. Sono d'accordo sul fatto della prevenzione, ma la prevenzione, l'educativa di strada, che non sono un esperto in materia, riguardo all'educativa di strada è stata finanziata comunque nel bilancio comunale quest'anno, e è utile per quanto riguarda magari dei ragazzini o dei giovani, quindi quelli che possiamo vedere in viale 20 settembre in Fontana, e queste clappe in triestino, queste 10, 15, 20 persone. Che purtroppo vanno in giro, circolano, per la maggior parte delle volte si divertono, perché comunque sono in età adolescenziale, però fanno danni, creano disordine nella collettività, ma ci vuole repressione per quanto riguarda gli adulti e atti vandalici del genere, perché una persona che crea danno su un'autovettura, su uno scooter, su una vetrina di un negozio, o ovviamente si va su un altro livello per quanto riguarda la sparatoria, l'agguato a Rupo in Piccolo, perché là non parliamo neanche di repressione ma di giustizia, e poi se mi dovessi esprimere come vorrei, diciamo che è meglio di no. Però per quanto riguarda gli adulti, comunque le persone grandi, secondo me si deve reprimere il problema, perché una persona di 50 anni
non rientra più sul discorso educativa di strada dal mio punto di vista, perché l'educazione ce l'ha già, non lo riprendi, cioè, è difficilissimo, e quindi deve essere punita, deve capire ovviamente il suo errore, devi cercare di reinserirlo a livello di società, collettività, educazione, però devi punirlo, non puoi far passare come ad un 14enne, diciamo, una persona di 50 anni, quindi sicuramente sono di un altro avviso per quanto riguarda gli adulti e questi atti vandalici. Poi l'assessore ne sarà informato e ringrazio per la segnalazione. Dunque, una mail... Scusi, è chiaro, prego, che io parlavo dei ragazzi. Sì, certo, sì, è chiaro, sì, che sì, un adulto deve avere un altro trattamento. In generale, in generale. Sì, sì. Allora, una mail dice: cosa c'entra Davos Forum Economico con gli attivisti del clima? Aboliamo tutte le attività umane inquinanti ritenute superflue? Ognuno indichi un congresso che gli sta antipatico e lo facciamo su una nave. Comincio io, il congresso del PD. Ah, ok, vabbè. Ognuno sceglie, poi, ognuno sceglie quello che vuole, ovviamente. Io l'ho letta come stava. Quindi poi c'è chi può dire di un partito, chi può dire di un altro. Fatto ridere la mail, comunque, insomma, molto diretta, molto anche pungente, devo dire. Complimenti a chi l'ha scritta. Come mai i grandi di Davos pretendono che i piloti dei loro aerei non siano vaccinati? Grazie, cordiali saluti. Adesso non avevo questa varietà di dettagli, onestamente non ho approfondito. Altra mail dice: buongiorno, ho sentito la telefonata della signora su Davos, sono d'accordo che è veramente inammissibile un comportamento del genere. Noi comandati su tutto, e sinceramente mi sento preso in giro da persone che pretendono di dirci come comportarci mentre loro predicano bene e razzolano, esatto, molto male. Grazie, è quello che dicevamo prima, certo, cioè il buon esempio da parte di chi poi ricopre un ruolo che ha impatto dall'alto verso il basso nelle scelte della vita quotidiana, cioè fare leggi, ovvio, fare ovvio, decisioni politiche, tutto, e quindi anche quello che viene visto poi dall'esterno come il vezzo, il capriccio, la carne ben cotta, deve essere di alta qualità, il volo in business anziché in economy, tutto questo, dopo uno di girano anche le scatole, no? A un certo punto, perché non è il vero contatto con la quotidianità della maggior parte, praticamente la stramaggioranza delle persone. Ci sarebbe come beccare una multa da un vigile perché si sta guidando fumando una sigaretta. E dopo, andando via il vigile, si accende una sigaretta in macchina, cioè è un po' lo stesso discorso. Sì, cioè, sì, un po' eludere il sistema. Allora, noi abbiamo Gianluca Paladini in compagnia del questore di Trieste, Ostuni, proprio su quanto dicevamo prima riguardo le situazioni di vandalismo e criminalità, in particolare l'intervento del questore. Gianluca, buongiorno, credo che in prima battuta sia dedicato ai fatti di Rupin Piccolo. Buongiorno di nuovo a te e al questore, nonché alla poliziotta a fianco. Sì, buongiorno Bernardo, grazie, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Siamo con il questore Pietro Ostuni, che ci ha ospitato qui per insomma fare un po' il punto della situazione, esattamente su quello che hai detto. Dottor Ostuni, il blitz che c'è stato di questo rapinatore a Rupin Piccolo ha scatenato forti reazioni di paura anche tra i residenti della zona. Ovviamente tutti vanno a pensare ai casi simili, tutti hanno parlato di questa fantomatica banda del Rolex, ovviamente non sappiamo ancora di collegamenti con loro, però insomma il modus operandi fa discutere, ma il punto è che una persona ha subito un agguato fuori casa sua e gli hanno puntato una pistola addosso e sparato. Questo è molto grave. Gravissimo, direi. Siamo contenti che questo poveretto adesso stia meglio, è ancora in prognosi riservata, ma sappiamo dalle notizie che abbiamo non correre pericolo di vita, e di questo siamo contenti. Naturalmente rivolgiamo a lui la nostra attenzione e gli siamo molto vicini in questo momento, come dobbiamo essere vicini a tutti i cittadini in generale, ma lui in questo momento ha bisogno della nostra vicinanza, della nostra attenzione, e noi davvero questa attenzione la stiamo prestando dal punto di vista investigativo, investigando a tutto tondo, come ho già detto a qualche suo collega. Naturalmente è chiaro che le modalità sono diverse un po' dalle solite rapine a Rolex, purtroppo ne abbiamo avuto diverse. Voi sapete già che dall'ottobre 2021 allo scorso anno ne abbiamo avute 7, questa è l'ottava, quindi nel giro di un anno e 3 mesi stiamo prestando la massima attenzione. Però a differenza delle altre volte dove
l'utilizzo delle armi si è rivelato poi essere l'utilizzo di una scacciacane, questa volta è stata utilizzata un'arma vera e propria. E quindi stiamo, è chiaro che abbiamo pensato alla banda del Rolex, ai soggetti che stanno compiendo queste rapine, però noi naturalmente stiamo facendo degli approfondimenti. Vi assicuro che la squadra mobile, insieme alla scientifica, sta facendo tutto il possibile per ricostruire in dettaglio l'accaduto. Da subito, quando è accaduto il fatto, perché capiamo i timori dei cittadini su questo episodio, ci siamo sentiti col signor prefetto, con il collega, il comandante dell'arma, e abbiamo da subito, già dall'altra sera, intensificato i nostri servizi di prevenzione, ma non solo in quell'area, ma anche in altre aree periferiche. Quindi da questo punto di vista ci siamo e ci saremo. Poi proprio questa mattina il signor prefetto ha convocato una riunione tecnica di coordinamento e parleremo proprio di questo, e sarà uno dei temi in discussione, però vi assicuro che i servizi sono stati rinforzati. Poi naturalmente invito i cittadini che hanno visto qualcosa a fornirci qualche indicazione, perché ogni tanto mi capita di leggere che cittadini che vogliono mantenere l'anonimato danno delle indicazioni su quello che è accaduto. Vi prego, noi proteggiamo l'anonimato, però diteci, venite a dirle a noi queste cose, perché per noi sono importanti. È importante anche questo appello del questore stesso, chi sa qualcosa, aiuti. Ho visto qualcosa, naturalmente. Assolutamente. Dottor Ostuni, tra l'altro la persona ferita ha già parlato un po' con la polizia, ha già dato qualche indicazione, ora voi ovviamente aspettate che le condizioni di salute siano, insomma, che permettano poi di sentirlo ulteriormente. Certo, noi l'abbiamo sentito subito, la sera dell'accaduta, per quello che si poteva fare, perché insomma le sue condizioni non erano delle migliori, e l'abbiamo nuovamente risentito e continueremo anche ad approfondire alcuni aspetti che per noi sono importanti dal punto di vista investigativo, naturalmente coordinandoci sempre con l'autorità giudiziaria che ha la titolarità dell'indagine. Io approfitto anche per ringraziare anche il collega dell'Arma dei Carabinieri che ci ha subito dato una mano anche nell'attività di ricerca che abbiamo fatto nell'immediato, quindi quel coordinamento per fortuna funziona. Oggi, ripeto, questa riunione in prefettura per noi è anche importante perché definiamo alcuni dettagli, però insomma noi ci siamo. In ultima battuta, è caccia al rapinatore o ai rapinatori, ovviamente, insomma, la speranza è di riuscire a prenderli il prima possibile. Noi non ci siamo mai fermati. Il fatto che da qualche mese non accadevano episodi simili non significa che eravamo fermi. Abbiamo sempre continuato la nostra attività, abbiamo anche fatto tanti servizi in abiti civili in diverse zone, quindi su queste cose noi non ci fermiamo, perché quando accade un fenomeno, quel fenomeno va affrontato, va gestito e va aggredito il più velocemente possibile. Le chiedo un'ultima cosa, poi il dottor Ostuni ha anche molti impegni quest'oggi, quindi fra poco dovrà lasciare la sede della questura, ma si parlava in trasmissione prima anche più in generale, evito adesso questo argomento, più in generale del degrado urbano e delle situazioni ovviamente di prossimità ai cittadini. Voi avete sempre svolto delle campagne di sensibilizzazione importanti andando in giro per le piazze cittadine proprio per aiutare sia per la violenza contro le donne per esempio, ma anche per fenomeni di microcriminalità, insomma una città che regala sempre spunti di cronaca anche a noi giornalisti, e ovviamente la prevenzione è sempre molto importante. Ma la prevenzione credo sia fondamentale nelle nostre attività, è la cosa più importante che facciamo e che dobbiamo fare. Naturalmente siamo sempre pronti al confronto, attività di prevenzione che, ripeto, io tengo a sottolinearlo sempre, non viene solo fatto dalla Polizia di Stato, ma anche dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale. Noi siamo tutti coinvolti in questa attività, spesso e volentieri facciamo servizi in interforze, basti pensare, ne cito uno per esempio, che sono i servizi per la Movida, no? Ne abbiamo fatti tantissimi quest'anno,
E rispetto, ho avuto già occasione di dirlo, la movida è un fenomeno che comunque ogni tanto ha dei risvolti di degrado, come diceva lei, però quello che ci soddisfa è che rispetto allo scorso anno, grazie a questa quantità di servizi che abbiamo fatto, che molto spesso sono servizi che non si vedono perché li facciamo in abiti civili, gli episodi, le risse nei luoghi della movida si sono decisamente ridotte rispetto al passato. Questo grazie anche, devo dire, alla collaborazione del Comune, che ha fatto delle ordinanze antivetro, la Regione ha messo a disposizione degli steward che da noi sono serviti come sentinelle, ci hanno segnalato le situazioni critiche laddove eravamo in altro posto in quel momento. Però c'è un'attenzione su tantissimi aspetti, vi assicuro, anche ci sono stati degli episodi, non so se vi ricordate, in via 20 settembre, qualche mese fa, anche là abbiamo prestato attenzione, ma in tutte le zone faremo delle altre campagne, a parte la campagna permanente Questo non è amore, che ci sta consentendo di far venire allo scoperto tante situazioni che prima venivano un po' taciute, quindi le vittime purtroppo di questo fenomeno stanno per fortuna ora collaborando, abbiamo fatto diversi ammonimenti lo scorso anno, quindi perché non vogliamo lasciare solo queste persone, faremo anche delle iniziative di prossimità a San Giacomo a brevissimo, penso nel mese di febbraio, faremo una cosa un po' articolata, poi faremo altre, abbiamo altri quartieri dove andremo, ci faremo vedere anche per far capire alla gente quali sono le nostre attività, che non è solo quella preventiva che viene fatta dalla questura, ma poi noi abbiamo una ricchezza di articolazioni che molto spesso non è conosciuta da tutti. Parlo della stradale, che insomma ha dei compiti fondamentali per la sicurezza della circolazione, alla polizia ferroviaria, alla polizia postale delle comunicazioni, che in questo momento è particolarmente esposta e molto operativa in tante campagne. Penso alle truffe informatiche, ai reati che vengono commessi attraverso la rete. Quindi noi ci siamo, ci vogliamo essere e cercheremo sempre di fare di più. Grazie dottor Ostuni per il suo tempo. Buona Luca. Grazie a voi e buona giornata. E grazie a te Bernardo della linea. Non so se dimmi sì Bernardo. No, niente, andiamo in pubblicità, domanda. Poi in quest'ora se hai impegni era per in capire. Pubblicità. E allora ti ringrazio per la linea, ovviamente ringraziamo tutto il personale della questura di Trieste. A te la linea Bernardo. Grazie, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi in compagnia dei nostri ospiti proseguiamo con le altre tematiche. Tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, una mail ci dice: buongiorno, segnalo che anche in zona Scomparini Alta, Grunut, Nathan, Oasi Felice, si sono verificati atti vandalici su autovetture, tagli di gomme eccetera, ci sono personaggi strani che girano in zona. Approfitto per segnalare che il famoso gabinetto per cani a cielo aperto di via Nathan, tanto preso a cuore della signora Ricchetti, che si sarebbe prodigata per eliminarlo, è rimasto sempre un gabinetto puzzolente che aspetta l'estate per profumare meglio. Scrive Silvana, poi ogni zona ha le sue, i suoi punti grigi, in ogni rione troviamo l'angolo meno curato, più sporco, più utilizzato anche da chi non raccoglie le deiezioni, insomma c'è un po' di tutto in ogni rione, se sì. Vogliamo. Poi e c'è anche un, secondo me, l'ho detto anche in commissione, c'è una problematica barra un discorso quantità di cani in città. Questo è un tema. Perché è un tema importante che non solleva nessuno. E a me piacciono i cani, in famiglia abbiamo cani, non come soprammobile, ma ce li abbiamo. Però è un problema perché ci sono 23.000 cani a Trieste, se non sbaglio, poco sopra. Sì, circa. Ci sono più cani che bambini, no? E ovviamente io non ho figli ancora, ma cioè, abbiamo il problema dello spopolamento cittadino, lo spopolamento nazionale. C'è tanta gente che prende cani piuttosto che far figli, ma quello sono scelte loro e vanno benissimo, però c'è un problema per quanto riguarda sia la sporcizia cittadina, e quindi ho sentito anche una segnalazione sempre Sveglia Trieste che seguivo un giorno quest'estate, ovviamente in periodo estivo l'urina puzza di più per i residenti.
nel giardinetto che abbiamo lungo Viale Miramare sulla destra, sotto Roiano, diciamo. Giardino Ieralla. Esatto, non sapevo il nome. Dei residenti che si lamentavano che se tengono le finestre aperte si sente l'odore di urina, dei cani e tutto. Quindi o i padroni riescono a starci dietro, nel senso di portarsi una semplice bottiglietta d'acqua quando il cane fa la pipì o raccogliere le feci, o se no c'è un degrado oggettivo, ed è ovvio che ci sia perché ci sono 23.000 cani che sono più di uno su 10 abitanti, quindi è un punto che secondo me va sollevato e su cui si potrebbe fare qualcosa di più, perché è già stato fatto tanto anche per i contenitori, per raccogliere le deiezioni, si è provato anche con i sacchetti pubblici, diciamo che poi anche lì la maleducazione di tanta gente ha fatto sì che non fosse incentivato, però secondo me è un argomento da sollevare, perché comunque la sporcizia cittadina implica anche quello, ed è normale che sia così. Perché... Certo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Volevo fare una domanda proprio al di fuori di tutti i vostri discorsi. Okay. Visto che avete parlato di Davos, volevo chiedere ai suoi ospiti cosa pensano dell'obbligo vaccinale che di tutti i paesi europei è stato messo solo in Italia contro il Covid, logicamente, e dall'altro governo. Per me è una cosa, io non sono vaccinata, ve lo dico subito, e non mi vaccinerò mai, sapendo tutti gli effetti collaterali del vaccino. Ok. Una domanda così, visto che parlano di Davos, in effetti mi passi il termine, è uno schifo completo, e di conseguenza volevo sapere anche riguardo al vaccino cosa pensa. Fortuna che la signora Meloni non è per i 100 euro, perché non cambia la vita, però sembra quasi orientata a togliere questi 100 euro a chi non si è vaccinato. La mia è una domanda, più che una domanda, una curiosità. Va bene. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, se vi sentite di rispondere. Ma sì, va bene, su Davos, sull'argomento toccato, il primo argomento toccato dalla signora, penso che ne abbiamo già parlato e ci siamo espressi. E, mentre per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, ovviamente Fratelli d'Italia e io personalmente non siamo assolutamente d'accordo sul fatto di obbligare la gente a vaccinarsi. Deve essere una scelta libera. Io mi sono vaccinato personalmente anche per un fatto familiare che mi è successo, in quanto mio padre, persona di buona salute, una trentina d'anni più di me, nel 2021 ha preso il Covid insieme a me e mio fratello. Me e mio fratello siamo stati 2 giorni con 39 di febbre, quindi dormichi sul divano, e dopo 2 giorni stavamo bene, mentre mio padre all'inizio si sentiva come noi, dopo ha iniziato ad avere problemi di respirazione, finché una notte non respirava più, è venuta in ambulanza e si è fatto un 35 giorni tra Maggiore, Cattinara e Pineta del Carso per la riabilitazione. Ripeto, la mia stessa salute con 30 anni di più, quindi anche lei è un po' una roulette russa. E poi effettivamente io non sono uno scienziato, quindi non lo so se questo vaccino sia il top del top o se sia, come dicono tanti, non sperimentale, cioè sperimentale, non si hanno tutte le garanzie, tutta la sicurezza del caso. Io mi sono vaccinato, non sono assolutamente contro l'obbligo vaccinale, e Fratelli d'Italia lo ha sempre rimarcato, ecco, la posizione contraria al Green Pass, contraria all'obbligo vaccinale e sulla libera scelta. Vilevic. Anche adesso Trieste non si è mai schierata da una parte o dall'altra, perché queste sono appunto scelte personali e non sarà sicuro un partito politico a dirmi cosa devo fare, ovviamente. Ma questo ci sta. Sicuramente apprezzabile come libera scelta. Esatto, libera scelta, esatto. Dopodiché non sono un medico neanch'io, non sono una scienziata. Io personalmente mi sono vaccinata e non ho rimpianti, non ho rimorsi, non mi sento di aver offeso nessuno, ma non mi sentirei di aver offeso nessuno neanche se non mi fossi vaccinata. Però non ho gli strumenti per poter dire non mi fido della scienza in questa certo. situazione, per cui ho fatto anche una scelta da questo punto di vista qua, cioè devo in qualche maniera potermi fidare di qualcuno, esattamente come mi sono vaccinata da piccola per un sacco di altre malattie
Ecco, dopodiché io ho un sacco di amiche che non, amici che non si sono vaccinati e sono rimasti i miei amici come prima. Ma meno male. L'importante secondo me è non... E non creare una barriera su questo. Non fare, cioè non mandare la gente al lavoro, farle perdere il lavoro perché non è vaccinata, secondo me è una follia pura che abbiamo attraversato. Siamo l'unico stato in Italia, in Europa che ha visto delle restrizioni del genere, parliamo di Green Pass, di chiusure e altro, ha distrutto l'economia, queste scelte scellerate, e hanno distrutto l'economia e quindi sì, adesso siamo in breve ripresa, però comunque abbiamo una manovra del 2023 del governo Meloni di circa 34-35 miliardi, 21 miliardi vanno sul caro bollette. E poi anche là possiamo toccare il discorso accise, benzina e altro. Se 21 miliardi su 35 vanno sul caro bollette, è ovvio che i temi toccati come Dagos, l'inquinamento, il green e le vaccinazioni sono secondo me secondari. Ecco, l'importante adesso è dare risposta alla popolazione, all'Italia, e non commettere gli errori passati, perché è la strada giusta. Prego, Vidovic. Penso che sia il caso di prendere spunto da questa situazione che si è verificata con il Covid anche per prendere atto che il problema grosso è la sanità territoriale. Ecco, direi che questo è proprio, sarebbe il momento di mettersi all'opera seriamente su questo tema. Ci si accorge di qualcosa che non va quando lo tocchi, no? Esatto, esatto. E mi sembra che non siamo proprio a un buon punto da questo punto di vista, ecco. Però questo è il tema. E soprattutto sarebbe ora... Nelle emergenze, dice lei, o nell'ordinario? Nell'ordinario, perché se l'ordinario funziona, l'emergenza... Non dico che non esista, però viene gestita in maniera diversa, è gestibile. E soprattutto direi che sia ora di finirla con le polemiche. Cioè non posso passare il resto della mia vita a parlare vaccino sì, vaccino no, cioè con tutti gli altri problemi che abbiamo. Adesso in qualche maniera la situazione si è stabilizzata, no? Cioè, sì, alla fine, tutto sommato sì. O comunque sappiamo come affrontarla. No. Sì, non siamo più così sprovveduti come all'inizio, possiamo dirlo. E quindi dirlo, io direi che partiamo dal qui ed ora e andiamo avanti. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Diciamo di dire la mia sulla percezione di sicurezza, dato che era anche prima di ritorno. Però, io no, perché sono invece con 58 anni. Però fino a 20 anni fa, 25, nelle periferie, anche dove stavo lì, era per dire via Paesello, via Casalesi. Due piani sotto di me stava un maresciallo, a casa di fronte stava un altro maresciallo, a fianco stava un ispettore. Però anche nelle zone alte, nelle zone comunali, prevedevi i poliziotti, i disabitavano, viveva la casa, viveva il territorio. Allora la gente l'aveva arrivato, anche i giovani, sapevi che avere comunque appunto la gente della pubblica sicurezza, delle forze dell'ordine, i giovani, ma anche tutti, l'aveva rispetto, l'aveva riguardo e non si faceva in certe robe. Adesso mi aveva più usato 20 anni a questa parte. Non vedo più poliziotti, carabinieri, questi qua, che stanno nelle case appunto comunali, aperte, quindi più territorio. Adesso è una piazza totale, accese, fa tutti quei che vuoi. Se mi chiedo qualcosa, togli la casa di fronte, mi figa di tutto. Uno può spingere la macchina sul mio posto, mi figa di tutto. Cioè, se ti fa quel che vuoi, invece una volta te l'avevi più il quadro. E penso che per vivere il territorio, secondo me, l'altro, il comune, dove si fa una specie di accordo anche, darle magari... Quando assegni appartamenti inferiori, da due appartamenti, uno alle forze dell'ordine, uno ai carabinieri, magari giovani, però appunto i vivi il territorio, vivi la casa, la gente che ti riguarda, che sa che c'è appunto un buongiorno, un poliziotto, un quello, dormi di notte sul posto, i verdi perdono, li senti anche loro, i venti forse che degrado che sta succedendo nelle nostre case, perché la gente non ha più riguardo di niente. Non possiamo arrangiarsi noi appunto cittadini di dire che questo o quell'altro. Io minimo casa mi trovo, posto uno sul mio posteggio e non posso fare niente. Dopo arrivo in portone, qualche lunga spogliare il portone perché si è dimenticato di chiave. Trovo spogliate per tutto, gente che si è figa, cioè. È normalità, ma non si può fare niente, perché se vi dico qualcosa rischio di scapparle, rispondo che non finisci più. Invece quando io ero appunto stesso. Forza dell'ordine che viveva le periferie, questi poliziotti, nel rilascio secondo me. Io devo fare un appunto per trovare a me
se no quando io segno ad oggi 30 appartamenti, 2 a Valmaura, 2 a Borgo San Sergio, 4, come tranche ogni tanto un carabiniere, un poliziotto, si gira cosa naturalmente. Ok. Sono dove sta, tutti nelle caserme o la contratti di terra, perché qua anche dove sta Domino esiste uno, sul 78 ad oggi, già di mia mamma che era prima, tutto arriviamo via per Gisele, ve ne vedo uno, solo dopo gli appartamenti di Traia. È chiaro che non sono le periferie di questo degrado. Ok, Vilevic. Allora, anni fa, ma tipo 20, adesso non ricordo, esisteva il vigile di quartiere, sì, che poi è scomparso, lui non era nato per cui, o era più o meno quell'epoca là, forse anche prima, che era questo servizio per cui esisteva un presidio territoriale. E poi, mi spiace molto perché l'audio era molto disturbato, sì, della telefonata, sì, però ho sentito, sì, che parlava di case dell'Acker. Sì, da quello che ho capito è la sua richiesta, proposta è quella di mettere ogni tot abitazioni un vigile che sia appartenente alle forze dell'ordine, che possa abitare lì, in modo che sia un occhio in più, certo, nel comprensorio, perché però dice che gli atteggiamenti degli inquilini fra chi ti occupa il posto auto, chi rompe i portoni, chi fa casino, sono aumentati nel tempo. Certo. Allora, posso dire per esperienza diretta, perché ci ho lavorato per 30 anni, che una volta l'ATER aveva intanto gli uffici rionali, per cui ogni rione aveva un ufficio che si occupava sia della parte amministrativa che della parte manutentiva, e c'era una figura che si chiamava il sorvegliante di zona, che era un personaggio simpatico tendenzialmente ed empatico, e che conosceva tutti gli inquilini delle case e che aveva esattamente questa funzione qua. Chiaramente era tutto molto più a conduzione un familiare, un po' il capo condomino che c'è ora, però sì, più sociale, casa. Però ecco, riguardava una zona specifica, e questa persona poi dipendeva anche dalle singole persone, certo, dal carattere, dalla disponibilità, però tendenzialmente conosceva gli inquilini, conosceva anche, andava a conoscere gli inquilini nuovi quando arrivavano, ed era un punto di riferimento. Ma addirittura lui stesso poteva andare, non so, conosceva la vecchina che abitava in quel portone, non la vedeva per una settimana, bussava. Ecco, un servizio del genere ha sempre senso, secondo me, un servizio veramente territoriale e di conoscenza personale. Che margine aveva questa figura? Margini operativi? Cioè, era più una questione sociale, o era anche chi era una figura che raccoglieva le problematiche e faceva da ponte con... Allora, il fatto che ci fosse l'ufficio rionale per raccogliere le problematiche, serviva, la gente, certo, andava direttamente là. Adesso devono venire tutti in Piazza Foraggi, che secondo me, insomma, l'ATER ha perso togliendo questo tipo di servizi. E quella volta bastava che facessero 200 metri a piedi e avevano a disposizione. Ok, questo non lo sapevo nemmeno io. Prego. Diciamo, sono belle sollecitazioni, e purtroppo anche per quanto riguarda il vigile di quartiere, che è una proposta molto interessante, penso e sono quasi sicuro che al momento ci siano problemi proprio di organico per quanto riguarda le forze di polizia, perché anche quando avevo chiesto all'epoca, che si parlava di movida, di risse soprattutto più che movida, perché io sono assolutamente pro movida e pro divertimento fatto nel modo giusto, quindi nel rispetto degli altri, e c'era il problema delle risse principalmente zona via Torino e Cavana, e avevo chiesto all'assessore se fosse possibile presidiare la zona con una pattuglia fissa che negli orari di movida, nelle serate, diciamo, era già pronta ad intervenire in caso di, appunto, azzuffamenti, risse e altro. Mi ha risposto che, appunto, per problemi di organico non era possibile, però comunque ho visto che nel tempo i passaggi delle pattuglie sono migliorati. E per quanto riguarda, appunto, questo sollecito del telespettatore, è sicuramente importante, perché, appunto, la conoscenza tra condomini, anche quella crea la socialità per il quale più conosci una persona, più hai rispetto anche di essa, credo, e quindi è importante. Il vigile di quartiere è una proposta interessante, ovviamente cozza un po' con i problemi di organico che la polizia in questo momento ha,
anche se l'assessorato, l'assessorato alla sicurezza del comune ha già previsto dei nuovi bandi, dei nuovi concorsi, dei nuovi operatori, diciamo, che a breve arriveranno in comune. Allora, chiudiamo vedendo le immagini della mozione di Vatta che riguardavano le strisce pedonali. Sì, sono, e la degli sono degli esempi molto semplici, come vedete anche qui, ovviamente questo non è un parcheggio, ma come vedete prima della, qua siamo di fronte alla carcere di Via Coroneo, prima dell'attraversamento pedonale, questi 3, 4, 2 metri, posizionare dei parcheggi per motorini o comunque dei parcheggi per veicoli a due ruote, anche qui siamo di fronte all'Aldi di Via Fabio Severo, quindi tornando a casa ho scattato queste fotografie, sia dal punto di vista di chi guida in strada che dal punto di vista di chi deve attraversare, e aumentano la visibilità, perché non c'è visibilità in certi attraversamenti, quindi è pericolosissimo, e si rischiano frenate brusche, si rischiano investimenti, quindi andiamo ad ampliare i posti disponibili per i veicoli a due ruote e ampliamo di tanto la sicurezza in strada per i pedoni e per i conducenti. Grazie Franca Vilevic di Adesso Trieste. Grazie a voi. Grazie a Stefano Vatta di Fratelli d'Italia. Grazie, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro a entrambi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco, ben trovato. Buongiorno Bernardo. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con gli altri ospiti del tema sicurezza, anche in virtù del collegamento poi con il questore Ostuni, su quella che è la cosiddetta banda dei Rolex, il caso l'ultimo di Rubin Piccolo. Sì. Per capire se c'è anche un collegamento, perché il modus operandi polacco, lo discutevamo ieri anche con il vice direttore Ferdinando Avarino nello spazio Post TG, se si dovesse trattare dello stesso, diciamo della stessa banda, ma dello stesso gruppo, ecco, di persone che ha intenzione di puntare su questa cosa degli orologi di lusso. Se prima c'era lo scippo, il tentativo di, come dire, di imbrogliare le persone, il raggiro, ecco, mi viene il termine, adesso c'è stata un tentato omicidio, cioè si passa a una questione molto più grave. Diciamo che siamo saltati... Non che prima non fosse grave, sì, ma adesso è gravissimo. Certo, siamo saltati purtroppo di livello. Io esprimo chiaramente tutta la mia solidarietà anche a nome di Forza Italia, alla persona ieri, al nostro consigliere circoscrizionale di Fratelli d'Italia, imprenditore comunque molto conosciuto, che ha subito questo episodio che è particolarmente ferrato. La cosa che preoccupa, come dicevi bene tu, è che abbiamo avuto in questo tipo di fenomeno un'escalation in negativo, nel senso di cosiddetta pericolosità e offensività delle azioni. Quindi siamo arrivati addirittura ad utilizzare quindi armi, a praticamente quasi arrivare a punti vitali di una persona. Quindi è chiaro che l'autorità giudiziaria, la polizia, le forze dell'ordine sono diciamo alla ricerca dei responsabili, non è da oggi che chiaramente le indagini fanno corso, ma siamo di fronte a una criminalità sull'altipiano che in qualche modo desta delle serie preoccupazioni. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa. Buongiorno. Io mi chiamo Sandra e sono... C'è il signore che sta parlando, disturbo? Prego, ci dica. Sono 8 anni, sono di Torino, sono 9 anni che sono qua a Trieste. Sì. Devo ringraziarvi per che avete fatto pulire il parcheggio qua di Viale Campanilisi 60. Non so a chi rivolgermi, io ho 78 anni, quasi 79, vivo come un disabile. Quando lo porto, vado a fare le scommissioni in farmacia, specialmente per lui, arrivo, non c'è mai un parcheggio di Campanilisi 60, perché arrivano un po' da tutte le parti a mettere la macchina. Io chiedevo, non so dove rivolgermi, per un parcheggio vicino al portone, vicino al 60, cosa devo fare? Okay, allora, visto che voi siete stati gentilissimi, che avete fatto pulire quel pezzo lì, che era veramente sporco, a parte adesso ci sono i topi, mi avevo un panetto nel baule e me lo sono trovato tutto rosicchiato. Vabbè, comunque devono vivere anche loro. Allora mi sono permessa di disturbare voi, che siete gentilissimi, bravi.
cosa potevo fare per avere un parcheggio qua vicino al portone, perché c'è in via mi attacco qui dietro, però è sempre occupato anche da quelli che non sono disabili. 60, diceva signora, il civico 60 60? Sì, sì, la mia Campidici 60, dopo il palazzo, subito dopo la fama. Sì, sì, stiamo guardando. Sì, 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 ho capito. Ecco dove c'è la cattolica, ecco il portone, sì. Sì, sì, non okay. Ci sono altri stalli, penso che lo devo. Prego, prego, Polacco, prego. Signora, non ci sono altri posti per... io chiamo sì, perso... Di attacco lì dietro c'è un posto, c'è una della farmacia che non si può parcheggiare perché hanno diritto, ci vengono alla farmacia. Ho e capito. L'altro diciamo che c'è delle macchine che vengono da altre parti, comunque sempre occupato. Uh-huh. E io delle volte devo girare destra e sinistra per trovare un parcheggio. Quando ho le borse è un disastro perché con l'energia la mia schiena proprio si spezza in quattro. E non conosco nessuno proprio dove sta la testa, perché cosa vuole? Ok. Io lui che ha problemi devo sempre portarlo a destra e a sinistra. Ok. Ma la signora ha il permesso, magari questo lo chiediamo. Signora, ha il permesso lei per parcheggiare in questi stalli? Non ho capito. Ha il permesso per parcheggiare negli stalli? Sì, sì, okay, sì, sì, ha un tagliandino da un paio di anni che ha questo va tagliandino bene. Da parcheggiare. Cioè manca lo stallo, manca ecco. Lo stallo. Mm-hmm. Ok. Però non c'è posto, diciamo, qua vicino se ci fosse ancora un posto per disabili, magari qualche volta lo trovo libero. Quelle volte vado anche a parcheggiare sulla palma, poi la devi togliere perché non si può lasciare la sera. Eh no, certo, certo. Ok. Qual è la procedura, Polacco? La procedura, lo spieghiamo adesso, è una cosa che magari prenderemo in carico e verifichiamo e capire con l'ufficio mobilità e traffico, che è quello che si occupa poi della istituzione degli stalli, ecco, perché qui parliamo di un nuovo stallo, non sì, di uno preesistente, se è, diciamo, è fattibile predisporre uno stallo di sosta, chiaramente per persone che diversamente abili, che ne hanno diritto, anche in quella via. Quindi adesso faremo la verifica e poi ve lo sapremo dire, va bene? Grazie signora, intanto, per la sua richiesta, poi l'iter viene seguito dagli uffici comunali, esatto. Deve esserci un sopralluogo per vedere se in questa via dove lei chiedeva uno stallo, visto che il 60 di cui faceva riferimento è questo, qua ci sono dei passi, un passo, beh qua c'è delle strisce perché per agevolare la manovra, la curva, sì. E poi ci sono dei garage, non so se ci sono un passo carabile oppure capire, no, qua. Sta di fatto che poi la richiesta è quella di arrivare a un posto, forse anche in quel recinto qua dentro, ma questo non bisogna lo so, capire se l'area è privata, esatto, se è possibile attivarlo. Mm-hmm. In maniera anche rapida, perché poi insomma uno assolutamente si può arrivare al risultato, ma ok, ma anche rapidamente, perché fra 10 anni non servirà probabilmente no. Così tanto come oggi. Abbiamo ecco. Avuto diversi casi di questo tipo, quindi faremo le verifiche e chiediamo agli uffici la fattibilità di predisporre un ulteriore stallo per persone diversamente abili. Una mail dice il mercoledì, anche se il tempo tiene il broncio, auguro a tutti una buona giornata. Il signore che ha telefonato poco fa riguardo le vie d'acqua nelle varie diramazioni ha colto nel segno. Conosco bene questa zona e la galleria di Piazza Foraggi, che noi dei sobborghi adoperavamo per recarsi in città, a quel tempo si usavano le gambe. Aggiungo a quello che ha detto il dotto signore sull'infiltrazione della galleria di Piazza Foraggi, che sopra di essa passava l'acquedotto romano e la fonte Oppia, che qualche pensiero doveva procurare. Inoltre sopra la galleria è una zona d'acqua e di pozzi, che da quando l'acqua scorga dal rubinetto non sono più usati. Di conseguenza l'acqua scorre mille rivoli e arriva indubbiamente anche nella galleria. Le solite mnemonade, scrive Gianni, riguardo alla galleria di Piazza Foraggi e tutti i che corsi comunque d'acqua che vi passano sopra. Polacco, andiamo un attimo sì, da Gianluca sì, sì, Paladin, poi eventualmente commentiamo anche la galleria. E di nuovo in collegamento con il collega. Buongiorno.
Sì, buongiorno Bernardo. Allora, noi volevamo andare in Piazza Libertà, infatti siamo qui vicino, per fare un'intervista e parlare magari con alcuni richiedenti asilo, migranti che sono qui presenti, farci raccontare la loro storia, ma ci siamo fermati qui perché abbiamo visto la gru in azione sul cantiere della ormai scomparsa Sala Tripkovic. Ovviamente no, fa sempre effetto vedere la gru in azione, un cantiere che poi dovrà lasciare spazio ad altro, visto che hai, credo che tu abbia Polacco come, come ospite, giusto? Il consigliere Polacco, magari insieme potete anche aiutarmi a capire in che fase siamo, anche tu Bernardo hai seguito molto ovviamente questa operazione di abbattimento della Tripkovic, gru in azione in questo momento, si stanno credo tirando su le macerie, quello che hanno dovuto abbattere e che poi verrà portato chissà dove. Questa è la situazione nell'ormai luogo dove sorgeva la ex, dove sorgeva la Sala Tripkovic. Come vedete il cantiere, la zona è completamente spianata ormai, se non appunto i cumuli di detriti che vengono tirati su per poi essere smaltiti, trasportati via o riutilizzati. Aiutatemi a capire anche voi in caso a che punto siamo sul futuro di questa zona. Sarà l'ampliamento della piazza, potrà sorgere qualcos'altro? Già ovviamente abbiamo parlato nelle scorse dirette, ma siamo venuti qui a fare il punto della situazione. Magari Bernardo ti lascio un attimo con le immagini di Marco Calabrese se volete commentare insomma questo stato dei lavori. Demolizione della Tripkovic è in dubbio, adesso siamo in fase, come vedete, avanzata dei lavori, l'abbattimento è stato eseguito e chiaramente si riportano via quelli che sono i detriti con le ovvie procedure di legge. Per quanto riguarda poi quel che sarà, diciamo, al momento ripristinato, ci sarà un prolungamento dello spazio visivo di Piazza Libertà con una valorizzazione, perché lo potete vedere, dell'accesso al Porto Vecchio, di quello che sono, tra virgolette, le chiamiamole così, le mura di accesso al Porto Vecchio, con una piantumazione chiaramente di verde, l'installazione di panchine e di arredi urbani che valorizzino, anche l'illuminazione sarà chiaramente un po' rivoluzionata, quello spazio. Quindi avremo finalmente la Piazza Libertà liberata completamente nella visuale e nella prospettiva, nell'ottica poi, perché noi dobbiamo sempre pensare a questo, che Piazza Libertà sarà l'accesso di un Porto Vecchio che vedremo progressivamente rinascere. Cioè, non perdiamo mai di vista che gli cantieri, le opere che stiamo facendo adesso in quella zona sono assolutamente prodromiche a quello che sarà il prossimo, ormai imminente, sviluppo di Porto Vecchio. Poi, se vogliamo parlare di ordine pubblico, siamo assolutamente a disposizione sul tema Piazza Libertà, perché è chiaro e ci è evidente che non vogliamo che anche questo spazio che sarà riqualificato diventi un luogo chiaramente di bivacco o di degrado urbano che si sta creando un po' in quest'area. Quindi magari zona. Su questo sì, parleremo. Sì, poi ci torniamo, noi dobbiamo andare in pubblicità. Gianluca, se sei in ascolto, ci ricolleghiamo con te fra un po', quando sì. Sarai pronto in compagnia, credo il 6 oggi, con Marco Calabrese. Noi ora ci fermiamo brevemente e a questo punto ci risentiamo tra poco con te, Polacco, poi ne parliamo della Piazza Libertà in virtù del collegamento con Gianluca Paladin. Ci vediamo tra qualche minuto. Ecco, Polacco, in compagnia di Alberto Polacco di Forza Italia, dicevamo poco fa dal collegamento di Gianluca Paladin, eravamo a due passi da Piazza Libertà, quella che adesso è largo città di Santos. La mia prima domanda su quell'angolo che ora viene interessato dalla rimozione dei detriti è: rimarrà una piazza? Sì. Aperta, non ci saranno strutture, ma sarà alberata, sarà panchinata? Sarà alberata e sarà panchinata, come
Sì, possiamo è un dire, termine, è un termine gergale. Gli arredi che chiaramente si merita questo spazio, ma diciamo il progetto è quello di valorizzare con delle luci che vedrete poi sulle, diciamo, gli spazi di accesso, le porte di accesso di Porto Vecchio, che sono assolutamente di pregio, e quindi dare un'idea di spazialità che prima non aveva. Mentre nella vicina Piazza Libertà, come tutti i cittadini sanno, è la piazza che ospita praticamente costantemente durante il giorno, poi a picchi di a picchi di fasce orarie, molti richiedenti asilo, molti migranti, vuoi chi sta, diciamo, chi dorme al Silos, è una cosa che sappiamo, vuoi chi invece trova spazio nell'accoglienza cittadina, ma poi va lì perché comunque è diventato un punto di ritrovo. Allora, innanzitutto se noi riprendiamo questo argomento, anche perché è di sabato la visita, sì, del nuovo ministro degli interni Piantedosi, che ha dimostrato per il governo una attenzione sin da subito per un fenomeno che molto spesso a livello nazionale è stato preso in poca considerazione, ma che ha dei numeri impressionanti, quelli cosiddetti della cosiddetta rotta balcanica. Noi ci eravamo lasciati, Bernardo, l'ultima volta su questo argomento, quando da sinistra si sono fatte le polemiche per quanto riguarda la struttura di via Flavio Gioia, sì, se ben vi ricordate. Allora, ed eravamo verso novembre, quindi un mese e mezzo fa, neanche tanto, registravamo comunque un numero di arrivi che variava dai 70 ai 100, 150 giornalieri. Al giorno, sì. 150, parliamo durante la fase soprattutto della primavera estate. Mm-hmm. Numeri impressionanti se riportati a quelli che sono invece gli arrivi, forse molto più, diciamo, tra virgolette mediatici, che si registrano a Lampedusa e quindi nella quella che è la cosiddetta rotta mediterranea. È un fenomeno, quindi, quello della rotta balcanica, che ha dei numeri assolutamente insostenibili per quella che è la città di Trieste e per il sistema della regione Friuli Venezia Giulia. Non a caso noi abbiamo spinto, soprattutto con il ministro, ma anche parlo del presidente della regione, del sindaco, perché si riattivi quella politica di cosiddetto controllo da parte soprattutto dei paesi confinanti. Oggi registriamo che la Croazia è diventata frontiera esterna dell'Unione Europea con l'entrata in Schengen, e quindi nulla osta al fatto che si riattui quelle politiche di respingimento dalle frontiere esterne, diciamo, europee, quantomeno dalla Slovenia e dall'Italia soprattutto, perché senza quel tipo di accordi noi rischiamo di diventare quel luogo di sostanzialmente transito, ma di un transito perdurante, perché sapete che poi le pratiche per chiudere la posizione o sì o no sulla richiesta di asilo sono molto lunghe, e quindi avere una situazione insostenibile. Il ministro ha lanciato, e quindi io qui mi sento di dare la posizione di Forza Italia, il tema del cosiddetto hotspot, e quindi il tema di una struttura che non sarà, che con questo magari lo smentisco a chi da sinistra dice, sarà un nuovo CIE di Gradisca. Potrebbe essere, anzi è necessario, noi abbiamo parlato sempre, anche il sindaco lo ha detto, di utilizzare delle caserme dismesse che abbiamo sul territorio provinciale per in qualche modo far sì che non avere queste persone per strada con tutto quello che ne consegue. Se i numeri, speriamo di no, perché significherà che l'accordo con la Slovenia sta funzionando, che quindi si avrà una maggiore collaborazione nell'ottica di respingimento di chi sostanzialmente deve presentare la domanda di richiesta d'asilo altrove rispetto all'Italia, rispetto ai paesi di provenienza. Se i numeri però dovessero essere diciamo preoccupanti, come si è verificato in passato, secondo me una struttura di questo tipo che consenta di non avere, ecco questo è il tema, per strada persone, è necessaria. Una mail dice: certo che se la piazza della stazione centrale sarà sempre popolata da immigrati, hai voglia a parlare di valorizzazione, anche se mettete petali di rose non si risolverà. Certamente, io sono d'accordo con il nostro cittadino, non possiamo spendere dei soldi pubblici dei nostri cittadini per riqualificare oggettivamente, perché poi voi vi ricordate i giochetti che sono stati fatti sul vincolo, sulla Trikovic, prima tolto, poi messo, eccetera, per bloccare questo tipo di, sì, cantiere? Ecco, lo abbiamo sbloccato con tenacia, con volontà, non vogliamo che Piazza Libertà
che prenderà una nuova forma, diventi nuovamente ricovero di queste persone. Di nuovo da Gianluca Paladin, proprio davanti alla statua di Sissi in Piazza Libertà. Infatti. Esattamente, esattamente, siamo davanti alla statua di Sissi, non so se ne avete parlato tra l'altro, avevamo già discusso di questa ipotesi che possa essere spostata, può essere, perché mi ricordava anche il nostro Marco Calabrese che ne parlò anche Umberto Bosazzi, che possa essere... Era un'idea, poi mi pare che sia tramontata. ...in virtù dell'ampliamento della piazza. Esatto, esatto, un'idea che però insomma, visto che eravamo qua davanti, ve la riproponiamo, casomai se poi il consigliere di Forza Italia Polacco vuole commentare ovviamente. In ogni caso noi siamo qui perché in piazza ci sono pochissime persone che però abbiamo scoperto hanno percorso la rotta balcanica e sono qui in Italia, chi provvisoriamente, chi invece magari desidera andare in altri paesi. Qui abbiamo parlato prima con questo ragazzo che sta dando da mangiare i piccioni, che proviene dal Pakistan, gli abbiamo chiesto se vuole fare intervista anche in inglese, seppur in quelle zone come Pakistan e India, perché ci sono anche degli indiani qui attorno, si parli bene inglese, lui però non se la sente, ma comunque non ci permette di fare forse immagini, però in realtà non ci ha potuto raccontare molto, ma ci ha spiegato che venendo dal Pakistan è qui da un mese, è da un mese che attende ovviamente di scoprire anche come muoversi. La piazza adesso è parecchio vuota, se giriamo anche la telecamera dall'altra parte vediamo altre persone con cui abbiamo parlato che però anche loro ci hanno dichiarato che non conversano, non parlano in inglese. Io sinceramente ho anche qualche dubbio, perché queste persone vengono dall'India, insomma, voglio dire, India e Pakistan sono paesi dove l'inglese sicuramente è un idioma che è di casa, però insomma rispettiamo ovviamente il volere di ognuno. In ogni caso siamo qui in piazza a documentare la situazione. Come potete vedere c'è davvero poca gente, anzi non c'è praticamente nessuno, quindi non vediamo le classiche scene di Piazza della Libertà riempita da migranti o richiedenti asilo che stanno qui per ristorarsi, mangiare, bere qualcosa o semplicemente riposarsi, ma vediamo una situazione tranquilla in questo momento. Sentivo poi che proprio di questo parlavate, del fatto che sono anche arrivate mail che hanno segnalato di sì. Che ne sarà di Piazza della Libertà, che è un vero e proprio biglietto da visita uscendo dalla stazione dei treni per tutti i viaggiatori o pendolari che tornano a Trieste. Quindi insomma una situazione che va sicuramente attenzionata. Ogni tanto qui passano anche le forze dell'ordine, come ben sappiamo, per svolgere i loro controlli di rito. Proprio ora alla mia sinistra vedo una camionetta della polizia che sta facendo il giro della piazza, ma non so se sarà questa la sua destinazione. Comunque insomma un collegamento qui da piazza della Libertà, che però non ci mostra la piazza come spesso appare, cioè piena di persone che sostano qui. Questa è la situazione, Bernardo, con alle spalle la statua di Sissi. Lascio a voi la parola per i commenti. Polacco, di solito è attorno alle 18 quando arrivano anche certe associazioni che fanno volontariato, che la piazza si popola vedendo un centinaio di persone. Diciamo che purtroppo in certi momenti registriamo invece questo numero di persone e queste situazioni anche durante le ore notturne e diurne, quindi anche nelle prime ore del mattino, dipende soprattutto dalle fasi stagionali. Ecco, oggi abbiamo un'immagine insomma abbastanza tranquillizzante della piazza, ma è evidente che abbiamo registrato più volte situazioni di degrado. Non vi sto a dire quanto è costato, quanto costa molto spesso provvedere a quella che è la pulizia delle aree, delle aiuole, delle aree verdi anche dietro alla statua di Sissi. Quindi insomma evito di descrivere dei particolari che mi sono arrivati. Le leggo una mail, ecco. Polacco, senta, sì. Polacco, proprio così comincia, sì. Da anni a Norum si chiede la possibilità di avere un posteggio a tempo, 15 minuti, per accompagnare o prelevare una persona alla stazione da via Flavio Gioia, magari rifacendosi alle ferrovie un pezzo del loro parcheggio. Non mi dica che di fronte c'è il silos.
No, non c'entra niente questo. La parte di via Flavio Gioia, cerchiamo di essere chiari, è una parte che è di demaniale delle Ferrovie dello Stato e quindi dobbiamo interloquire con loro. Abbiamo cercato di farlo e vi posso assicurare che non è una cosa facilissima. Ecco, io guardo adesso le immagini, nessuno dice di non dare da mangiare agli animali, ma anche questo è contrario ai regolamenti comunali, Bernardo, dare da mangiare in spazi pubblici a colombi e gabbiani. Vabbè, andiamo avanti. Sentiamo una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. È da tempo che auspico che il Paladini vada a vedere cosa succede nelle frontiere, invece è sempre lì in città le vediamo tutti cosa succede. Un'altra cosa, qualcuno ha detto, eppur si muove, dopo 30 anni è stato arrestato Messina Denaro, le forze dell'ordine hanno sequestrato 4 miliardi di patrimonio. Come mai che prima non potevano andare a vedere chi ha questo patrimonio e perseguirlo? No, adesso 4 miliardi. Non si possono occultare 4 miliardi, non lo so, sottoterra, li avranno. E dopo le forze dell'ordine hanno praticamente sequestrato 110 quintali di droga. Ma è possibile che oggi come oggi, eppur si muove, e va giusto. La Meloni ha detto, ha finita la pacchia, quindi siamo dopo 30 anni, forse la pacchia e va finita, è rimasta lì, non si muove. Grazie, mandi. Buongiorno. Grazie. Parliamo di questo? Andiamo in pubblicità, sì. Poi commentiamo anche questo, insomma, giustamente l'importanza di questo arresto a livello nazionale fa parlare un po' dovunque. Breve sì. Pausa, tra poco. Ti serve qualche pausa? No. Torniamo in diretta 9:32 minuti con il capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco. L'ultima telefonata di Franco da Udine parlava. Sì, da un lato di spedire i controlli, spedire Paladin, ma diciamo il controllo al confine, che è un po' il suo cavallo di battaglia, dall'altro poi anche qualcosa si muove dicendo sull'arresto di Matteo Messina Denaro. Allora, torniamo al primo punto, che è quello di attualità. Detto già un termine che secondo me è interessante, controllo al confine significherebbe l'ideale è avere delle strutture, anche ormai diciamo abbiamo delle strutture dismesse, confinarie, riguardo ai controlli di valico e elettrovalico che con Schengen sono cadute, potrebbero essere utilizzate in parte anche a questo fine per il ricovero momentaneo ed urgente di chi è arrivato e in qualche modo può essere poi spostato in altri punti o respinto. Quindi secondo me questo filtro va fatto a ridosso dei confini, quindi creare magari delle strutture non necessariamente più lontane che consentano di avere questo tipo di controllo. Per quanto riguarda l'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato, non arriva da oggi, certo c'è da chiedersi perché si è impiegato 30 anni per arrivare a diciamo catturarlo. È chiaro che io di mestiere lavoro, come sapete, insomma, nell'ambito della giustizia come avvocato, ci sono indagini molto complesse. Oggi come oggi, anche attraverso una rete, infatti su questo che si diciamo sta sviluppando una nuova indagine e capire chi lo ha agevolato, chi lo ha fiancheggiato, anche parliamo di non solo cittadini della strada ma di professionisti che hanno fatto sì che il patrimonio accumulato illecito e quindi il riciclaggio fosse messo al sicuro. Su questo la magistratura farà il suo corso e quindi darà certamente un'idea vera dei fatti e capiremo meglio quale reti di protezione ha avuto questa persona. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Anni, buongiorno. Orgogliotta e al dottor Polacco. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che finalmente abbiamo raggiunto la meta. La piazza della stazione finalmente si libera e se ne darà tutti grandi bei palazzi che dall'Ottocento dopo la ferrovia si sorti. Allora volevo dire che chi era, ma lei la saprà già, chi erano i famosi due giardini, un giardino
era il primo quando si è stata fatta la stazione, che è dell'architetto Platic. Dell'altra parte invece ha fatto più tardi e lei ha messo l'Assisi. Lei era il posto vicino al mare, era il posto dell'Assisi. Quell'altro invece era il posto del monumento di ricorrenza dei 500 anni di Trieste all'Austria, che si sta buttando giù perché si sta anche brutto, ma insomma il lo ha buttato giù. Mi sento i ritorni che non arrivo, ne parlo sempre dell'orecchio, non so se è il mio telefono o il vostro. Volevo, sono contento finalmente, perché là nel 35 non c'è il Tripkovic che ha rotto. Garotto l'architetto che ha fatto la stazione dell'autocorriere. La stazione dell'autocorriere che ha occupato tutto il secondo giardino. Sì. Quella volta si sta buttando via tutto, lo capisci? Mentre l'altro monumento esiste solo la testa che tra l'altro è la testa di Trieste, perché la una storia, era un obelisco, su questo obelisco era posata una signora, quella signora era la nostra Trieste, ai piedi la aveva le rovine romane, dunque la nascita di Trieste e tutto questo, non era niente di buttare via, però si sta buttando via, perché era la storia di Trieste che raccontava. Comunque resta ancora quattro fanai, i quattro fanai del Ponte Rosso, dove è Joyce, ecco, là c'è quattro fanai, e quei quattro fanai siete questo monumento qua. Sì. Questo volevo dirvi. Grazie. La piazza, i palazzi meravigliosi, c'è inutile che vi dico, la riconosci, c'è l'economo, c'è tutte quelle robe là, insomma, ecco. Grazie Gianni. Ho avuto una vittoria, perché se no mi sono quell'avvocato delle cause perse, tutto quel che mi domandate sta sempre fallito, o per una roba o per l'altra sta sempre malamente. E volevo aggiungere solo una roba, che lo stesso Rutteri, che è storico di Trieste, che conosci tutto e di più, che purtroppo è morto, lui quando si sta fatta la stazione ha detto che è una roba greve. Più di questo non posso dire. Ok, grazie Gianni. Beh, un po' di storia anche nella... No, ma diciamo una cosa... Gianni, questo è un altro tassello, e diceva bene Gianni, mi hanno spiegato anche, se avete presente Ponte Rosso, il ponte su via Roma, e quindi è anche l'altro che dà che accompagna, diciamo, sulla via Filzi Roma, quindi sì, le due direttive, avete quattro, diciamo, illuminazioni. Cioè, che sono proprio risalenti, gli unici veri, a Maria Teresa, su quel ponte dove c'è la farmacia, per capirci. Adesso lo guardiamo dalle mappe. Vediamo. L'ho scoperto anch'io poco tempo fa, quando mi sono confrontato con una persona che è appassionata della storia di Trieste, e guardandoli infatti fa un certo effetto. Dobbiamo dire, grazie alle pedonalizzazioni che abbiamo voluto in questi anni addietro, evidentemente, il Borgo Teresiano ha cambiato oggettivamente. Questo? In qualche modo. Sì, vediamolo. Vediamo? Questo? Mappe? Non lo vedo. Aspetta, adesso arriva. Computer, PC. PC, non posso andare col PC? Così facciamo capire. Perché effettivamente è un punto di... Ok. Eccolo, esatto. Sì, con calma, adesso ci vedete. Vedete. Questi? Sì, sì. Questi qua. Questi sono originali, risalgono a Maria Teresa. E quindi sono qualcosa di importantissimo. Oggi vediamo finalmente un Borgo Teresiano che, secondo me, è diventata una delle parti più attrattive della città, anche integrata perfettamente col Borgo Giuseppino, quindi con degli assi pedonali, e Piazza Libertà riqualificata, a maggior ragione, deve diventare il biglietto da visita di quella che è la storia della città. C'è una telefonata. Sì, c'è una telefonata, ci sono anche diverse mail. Andiamo a sentire chi è in linea, poi leggiamo un po' di mail. Buongiorno, mi è entrato qualcosa nell'occhio. Prego! Buongiorno, buongiorno Gulotta e buongiorno a Polacco. Buongiorno signora. Allora,
volevo dire una cosa, io non riesco a capire tutti questi demani, no? Sì. Le caserme di Via Rossetti erano demani, adesso sono diventato di cassa, deposito e prestiti, sì, mi sembra, no? Allora, il pezzo dietro la stazione di Via Gioia è demanio, adesso è proprietà delle ferrovie, non lo so. Paghiamo l'aiuola di Nazario Sauro perché è demanio, sì, e ancora sì, la paghiamo polacco. Sì. Questi demani, le caserme sono demanio, sono state lasciate lì senza far niente, trascurate. Io penso che dovrebbe pagare il demanio per il disastro che ha combinato dopo che è finita la naia militare, no? Perché io ho un'amica, sì, in Val Bruna, in Val Zaisera c'era una bellissima caserma e anche lì hanno ripulito tutto, però lei mi dice che se ne sono andati lasciando addirittura le pentole, i fornelli, e lì è sparito tutto, i caloriferi, i servizi igienici, i lavandini, le prese della luce, tutto è sparito. Certamente non c'erano né extracomunitari né i cittadini di Trieste che sono andati lì, no? In Balsaisa, sì, penso no, che tutti e certo, due sanno dove, sapete dove è Balsaisa, nel Tarvisiano, no? Giusto? Ecco, sì, così anche idem a Trieste, è stato abbandonato tutto in questa maniera, le caserme, come ha detto l'ex prefetto Valenti, non sono più non si possono più usare per niente, sono, come ha fatto il servizio ieri Gulotta, un disastro, sì, sono dei ruderi che prima o dopo cadranno giù, anche... per cui fare un hotspot non si sa dove né come vuol dire attirare altri clandestini, sì, a Trieste, e creare un'altra Lampedusa, che oggi i letti bastano, domani i clienti sono triplicati, per cui qui succederebbe veramente un disastro. No, io non parlo di rinchiuderli o d'altro, parlo proprio dell'attività negativa che viene qui a Trieste aprendo un hotspot. Ecco, perché non si fa come la Francia? La Francia, quando è andata lì, che la Meloni l'ha mandata, mi scusate tutti e due, ma vi siete accorti che perdo qualche colpo ultimamente, no. Eccolo, e la nave, la barca che ha salvato, che li ha mandati in Francia, prima di farli scendere dalla Francia, dalla nave, facevano la cernita. Questo si può accogliere, questo non si può accogliere, questo viene dalla guerra, questo è un emigrante economico, e facevano la cernita prima. Io non riesco a capire dove ci siano le difficoltà di fare una cosa. Certo che se la fa l'Italia viene giudicata, se la fa la Francia va tutto bene. Grazie. Ecco, grazie. Beh, io sono perfettamente d'accordo, pensiamo anche alla caserma di Groppada, andate a fare un giro, magari se riuscite, anche quello è un sito dismesso che è del demanio. Peccato, perché poi è in mezzo alla natura, ma al di là di questo noi registriamo, avevamo tante caserme mai dismesse perché legate alla quella guerra fredda, noi eravamo, diciamo, la frontiera occidentale nell'est Europa, e quindi avevamo una concentrazione importante di militari che poi progressivamente nel tempo diciamo è venuta meno. Per quanto riguarda l'hotspot, io adesso parlandone fuori diciamo trasmissione durante le pause anche con il dottor Gulotta, l'idea che secondo me sarebbe utile in questo momento è creare delle strutture magari temporanee, ma parlo di permanenza di pochissimo tempo, per capire diciamo se il soggetto ha fatto domanda d'asilo in altri paesi, e quindi in questo modo creare delle strutture per un immediato respingimento, come un po' sta succedendo in Francia, questo è detto correttamente, per poi invece chi ha diritto a fare domanda d'asilo in Italia trasferirlo. Ecco, io penso che questa è una regione che ha tantissime, diciamo, strutture non in territori urbanizzati come la provincia di Trieste, perché qui è complicato. Noi ragioniamo che in qualche modo insediamo delle caserme che sono in un tessuto urbano, penso Banne e Padriciano. Abbiamo invece delle caserme dismesse lungo anche nell'Isontino, molto vicino, qua nella zona di Cormons, Sagrado, quindi sarebbero
a ridosso di una ventina, trentina di chilometri, neanche di tanto, dove senza andare a interferire con, nessuno vuole creare, attenzione che non mi si però diciamo in qualche modo fraintenda, dei deserti dove tenere queste persone, perché noi per esempio accogliamo i minori non accompagnati, abbiamo delle strutture a Prosecco, non è che non le abbiamo sul caso, com'è? C'è anche a Barcola, anche a stato, ma a Prosecco abbiamo le strutture più grosse, quindi non è questo il tema è però dare un'accoglienza dignitosa e secondo me soltanto le strutture del demanio riqualificate a carico dello Stato evidentemente possono dare questo tipo di servizio, perché hanno delle predisposizioni ai servizi igienici, hanno già dei vani che in qualche modo chiaramente messi a posto, possono dare una struttura idonea di prima accoglienza. Nel momento in cui però ci sia un filtro già alla frontiera, penso Fernetti, penso Pese, quindi le grandi diciamo frontiere dalle quali poi abbiamo i maggiori arrivi, in coordinazione con la polizia slovena per gli respingimenti in Slovenia. Cioè non è una parolaccia, questo che magari alla sinistra oggi non piace, dire che la barriera, in qualche modo il primo filtro, va fatto subito alla frontiera attraverso quello che è un meccanismo di accordo Italia-Slovenia. Andiamo a vedere un po' di mail, perché poi questo argomento è molto ampio e rischio di non dare spazio a chi ci scrive. Una domanda su ospite, ci hanno sempre detto che la casa non si tocca, cosa mi dice delle case green ad esproprio? Esatto, norma. Si sa che molte persone, vedi crisi, guerra, aumento dei prezzi, molti non avranno la liquidità per farlo, spero abbiate intenzione di fare qualcosa per noi che siamo il popolo e vi abbiamo votato, altrimenti sarà un'ennesima delusione. Assolutamente, anche perché la casa è sacra. La proprietà è sacra per quanto ci riguarda. Sappiamo benissimo che l'Italia è patrimonializzata in questi termini. Noi italiani abbiamo fatto una scelta di puntare per prima cosa rispetto ad altri tipi di culture alla casa. Quindi si tratta comunque di una direttiva, non è che è cogente, nel senso che non è un regolamento comunitario, è una direttiva che può essere applicata o meno, ma anche su questa direttiva faremo le barricate. Altra mail. Buongiorno, scrivo da giovane ragazza triestina che ha vissuto il prima e il dopo della rotta balcanica. Abito vicino alla zona di Viale 20 Settembre. Sì. Nei primi anni del 2000 si poteva uscire tranquillamente anche dopo le 20 di sera, non avevi nessuna paura. Ora invece, già alle 18, appena fa buio, si ha paura di girare in città. È pieno di immigrati che ti guardano ed hai proprio paura, soprattutto per noi ragazze. Cosa succederà a questa città? Io rivoglio la sicurezza e non aver paura per uno sguardo o paura di essere derubata. Chiedo sicurezza nella mia città perché ormai non c'è più. Noi ragazze siamo costrette a girare con lo spray e il peperoncino nella borsetta. Per voi uomini è facile e infatti per il sindaco la città è sicura, ma non è così. Cordiali saluti. Allora, io non rispetto e quindi non sto a dire che il problema non ci sia. Per fortuna episodi efferati a danno di donne in questo momento li abbiamo registrati, sì, anche a Trieste, ma in misura molto molto sporadica. È evidente che dobbiamo evitare, ma questo per prima cosa per dignità delle persone anche che arrivano, queste concentrazioni che sono inaccettabili. Dobbiamo evitare, su questo il Ministro degli Interni si è impegnato formalmente nei confronti del nostro territorio, di quelle diciamo arrivi che abbiamo registrato indubbiamente, oggettivamente, anche nel corso dell'ultima fase dell'autunno, di 100-150 persone al giorno che sono insostenibili. Più, vi avevo detto, gli arrivi dalle grandi città, da Milano, da altre, perché ormai si è sparsa la voce che a Trieste le pratiche di asilo, forse perché siamo più bravi dal punto di vista amministrativo, si fanno più velocemente. Questo mix esplosivo deve essere evitato. Una telespettatrice manda una mail che aveva già mandato la scorsa settimana dicendo: scusate, ma sapete che al Silos si può parcheggiare per 10 minuti senza pagare? Quindi diciamo a sgravio di chi deve fare la tappa, tipo lasciare un parente che viaggia e andare via. Certo. La signora scrive che è possibile posteggiare per un determinato periodo di tempo senza pagare. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Allora guardi, io chiamo riguardo a quello di cui parlavate prima dello spot in carcio. Sì. Io abito in Carso, sinceramente abbiamo già dei problemi, non mi sembra che sia il caso di aggiungerne altri, di mettere hotspot, magari come ho letto sul giornale, aperti senza controlli. Mugge ha detto no e io penso che anche il Carso si senta di dire no, perché non ci sentiamo tranquilli, già qua c'è un via vai continuo.
Ecco, quindi per cortesia, prima di prendere delle iniziative, pensateci molto bene. Certo. Va bene? Grazie signora. Allora, le iniziative le prendiamo nel senso del governo, nel momento in cui dovessimo registrare degli arrivi superiori a quelli tollerabili, nel senso sostenibili, si deve creare una struttura, ma ripeto, ci sono, l'ho già anticipato, il sindaco vedo che ha indicato Palmanova, ci sono tante altre strutture a ridosso della nostra provincia, fuori provincia, che in qualche modo non creerebbero quelle interferenze, quei problemi che oggettivamente noi registriamo in un territorio così piccolo come quello nostro provinciale. Io non sono contrario all'idea di fare l'hotspot, certamente non a banne o in situazioni, in contesti urbanizzati, perché questo creerebbe dei problemi. Ripeto, però è anche prioritario un potenziamento delle strutture alle frontiere che consentano in qualche modo una prima identificazione e quindi un più efficace filtro, mettiamolo in questi termini, degli arrivi, che già quello ridurrebbe in maniera significativa il problema. Poi altre mail ci dicono, tutti i politici, in particolare uno della Lega, in fase di promesse elettorali si sono riempiti la bocca con i bisogni dei disabili e di come bisognava intervenire per rendere loro la vita meno gravosa, ma soprattutto più dignitosa per le spese che devono sostenere. Ora nel programma leggo, per i disabili tutto rimane inalterato, almeno avessero pensato di togliere il tetto alla spesa sanitaria e di assistenza per quanto concerne la detrazione sulle tasse del 19%, ma non se ne parla e a queste persone così sfortunate non resta null'altro che ringraziare. Almeno potranno seguire le partite di quel calcio così fortunato che con i sacrifici dei disabili e non è stato salvato. Ringrazio per l'attenzione, Liana. Certo, parliamo della legge finanziaria, immagino, sì. No? Nazionale. È chiaro che insomma, per quanto io parlo, per quanto riguarda il Comune di Trieste, su questo tema stiamo portando avanti delle battaglie importanti, ma è stato fatto anche in Regione con degli stanziamenti importanti, quindi noi siamo attenti a questo tipo di situazioni, che poi non parliamo di persone, infatti le chiamo diversamente abili, ma sono persone come noi che purtroppo però hanno degli oggettivi problemi, quindi delle politiche di integrazione, di in qualche modo facilitazione di quelle che sono le, parlo delle barriere architettoniche, perché poi il tema è complessissimo e ridurlo in una battuta di un minuto oggettivamente è difficile. Abbiamo delle strutture, ecco, penso, guardate, ci sono anche delle associazioni di volontariato che si occupano per esempio di minori con dei problemi importanti e che adesso spero in alcuni casi avranno anche il sostegno dell'azienda sanitaria. Quindi tutto un sistema di terzo settore che deve in qualche modo investire su queste persone. Per quanto riguarda la legge nazionale è evidente che quest'anno abbiamo dovuto fronteggiare delle emergenze che ci sono state, il tema del caro bollette che ha assorbito l'80% di quelli che sono i stanziamenti statali, una politica nazionale su questo tema ci sarà nei prossimi mesi. Vedo una telefonata. Grazie Polacco, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo chiedere una cosa, voi mi state parlando di queste cose, dei migranti, volevo sapere se una volta vi siete avvicinati alla piazza, perché la piazza la guardate da lontano e vedete tutto questo assembramento, tutti questi ragazzi, tutte queste cose, e dite ah sì, perché sono questo, sono quello, sono quell'altro, e la cittadinanza ovviamente vi ascolta. Lì dovreste venire lì, vedere che sono ragazzi disperati che hanno subito di tutto, che sono scappati 80% dalla Francia, che cercano asilo da qualsiasi parte. Allora, se vogliamo essere persone umane, cerchiamo di essere persone umane. Se vogliamo invece pensare che queste persone non esistono, non hanno bisogno, non hanno niente, sono solo dei rompiscatoli che vengono qui per farci spendere soldi, per invadere la popolazione, per violentare le ragazze. Vi sbagliate. Allora sapete cosa facciamo? Invece di fare gli spot, facciamo direttamente un campo di concentramento e fermo tra la tavola. E diciamo a questo punto. Grazie.
Signora, grazie, posso signora. Replicarle? Prego. Qui non è tema, infatti, quello che ho detto, non è di descrivere in maniera caricaturale chi arriva e fa la richiesta di asilo. Il problema è che non possiamo accogliere tutti. Oggettivamente, qui c'è un tema con cui bisogna parlare con chiarezza. Cioè, non è pensabile, non ci sono neanche, posso dire, quelle che sono le tutele giuridiche, perché molto spesso chi fa richiesta d'asilo non viene riconosciuto meritorio di averla. Quindi attenzione a fare di tutta una, diciamo, una valutazione esclusivamente politica barra ideologica che sento molto spesso fare da sinistra. Noi su questo tema dobbiamo avere delle diciamo basi giuridiche per cui chi è un rifugiato politico va accolto, chi non lo è va respinto, e quindi questi meccanismi, e soprattutto c'è un trattato di Dublino per cui non è che noi dal punto di vista di paese, di transito, di destinazione, dobbiamo accogliarci tutta la trattazione di tutte le domande di asilo che vengono fatte in Europa. Questo è il tema politico, perché altrimenti vivremo questo fenomeno in maniera insostenibile. Ancora con Gianluca Paladin per una chiosa finale dal collegamento esterno. Vi saluto. Allora, siamo Gianluca. Appena stati di fianco qua a un come si chiama? Home, sapore di casa. È il locale gestito dai figli di Fabio, dell'imprenditore che è stato raggiunto dal proiettile l'altra sera a casa sua a Rupin Piccolo, Fabio Galgaro. Noi abbiamo provato a parlare con i titolari dentro che gestiscono il locale e insomma non rilasciano dichiarazioni, sostanzialmente ci hanno comunicato questo. Non solo, i figli in realtà non sono presenti dentro perché giustamente stanno assistendo loro padre, certo, che è ancora ricoverato all'ospedale di Cattinara e la prognosi rimane comunque riservata, non sappiamo ancora quando verrà, certo, verrà dimesso. Quindi ci siamo fermati qui in Piazza della Borsa, di fianco alla statua di Gabriele D'Annunzio, per fare quest'ultimo piccolissimo aggiornamento. Con l'occasione vi ringrazio, vi saluto, Bernardo, vi ricedo la linea, buona giornata. Grazie, grazie a Gianluca Paladin. Polacco, ultima domanda da parte mia. Anzi, una mail, siamo alla follia, la ragazza per telefono si lamentava che non c'è, che non è sicura abitando nel centro della città, viale, e l'ospite parla che è una realtà che dipende dalle zone, follia. Allora, io non ho detto che non dipende dalle zone, ho detto che va raccolto, come io rispetto tutti i cittadini e tutte le opinioni, quelle che sono anche i sensi di sicurezza, senza però estremizzarli, perché noi abbiamo una situazione per fortuna in città che è abbastanza tranquillizzante. È chiaro che non dobbiamo evitare che quei fattori, che si concentrino mix di fattori che poi rendono di fatto invece più insicura la nostra città. Alberto Polacco sarà candidato alle elezioni regionali? Deciderà il partito, io su questo oggettivamente, se il partito riterrà di mettermi in lista, lo farò anche con entusiasmo, ma ripeto, io sono contento in questi anni, in questi tanti anni che ci conosciamo, Bernardo, di poter lavorare per la mia città, e se poi si verrà ritenuto che è utile anche un mio apporto in altri contesti, sarò a disposizione. C'è un articolo oggi che fa il punto su tutte le volontà, sì, da parte di assessori e consiglieri e società, sì, civile nella corsa per entrare nella lista Fedriga. Sì. Che è un po' la novità di quest'anno. Certo, ma è una novità politica che il presidente Fedriga ha voluto, quindi va sempre bene quelle che sono le offerte politiche in qualche modo nuove, però diciamo che Forza Italia per esempio si presenta con la sua identità, con i suoi valori e vi posso anticipare con degli uomini in campo, soprattutto per quanto riguarda il Collegio di Trieste, ma anche per il resto della regione, che sanno fare la differenza rispetto soprattutto nella capacità di ascolto dei cittadini, nell'esperienza amministrativa e quindi nel portare quel qualcosa in più in regione che ha dimostrato di insomma essere un mix vincente. Io devo ringraziare il presidente Fedriga per il lavoro fatto, il vicepresidente Riccardi, perché questa regione, se mi si può consentire, soprattutto nei tempi difficilissimi della pandemia, ce lo ricordiamo Bernardo, quante mail rispondavamo, quante telefonate, ha saputo tenere la barra dritta. Questo è il fatto di avere dei valori, di avere una capacità amministrativa, un'esperienza che va assolutamente preservata anche per la prossima legislatura, dove Forza Italia garantirà come sempre equilibrio ed esperienza. Grazie Polacco, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti i cittadini. Grazie a tutti e arrivederci.